Tempi supplementari, puntata numero 141. Sì, sì. Me le ricordo bene. Adesso magari uno o due la sbaglio, però dovremmo essere sulla 141esima puntata. I tempi supplementari totale, da quando praticamente siamo partiti qua Antenna 2, e siamo praticamente alla quinta, sesta di questa stagione. Torniamo noi del calcio, torniamo dal calcio dalla Serie D alla seconda categoria. Anche questa sera, come al solito, tantissime immagini. Fra poco vi dico quante, ci impieghiamo 20 minuti perché abbiamo tantissime partite. Ma prima cosa vado a presentare l'ospite in studio, i due opinionisti, Gianni Ceffi, allenatore del Cazzago Vornato. Buonasera. Abbiamo già anticipato tanto, tanto scusa per lunedì scorso perché purtroppo dovevo esserci presente, ma la voce mancava, quindi. Fate il Luca, ma mi ha detto no, è impossibile. Avrei dovuto fare il mimo, quindi era impossibile averlo come ospite. Luca Carminati, ciao Luca. So Paolo Piccinelli, in versione Paolo. Lance Armstrong. No, in versione Fiorentina, Milan. Da quando? In versione Tour de France. Tutti i lunedì devo infierire, cioè, mi spiace Paolo. Vabbè, ma adesso hanno Genoa, poi cambiano mister, vedrai che dopo arriva un giovane Ranieri. È un giovane Massimo Ranieri. Vabbè, torniamo al nostro caso. Temi della giornata. Se no, andiamo con i temi della giornata. Dai, andiamo con i temi della giornata subito. I temi partono dall'eccellenza, Giannino. Nella Serie D faremo vedere tante immagini, la commentiamo una ventina di minuti, ma poi il grosso dei temi andiamo dall'eccellenza. Le nostre senza sconfitte nel girone B, Vertovese prima delle Bergamasche, insieme alla Cisanese a quota 6, dunque siamo un po' indietro rispetto alle altre. Poi in eccellenza girone C, Valcalepio Romanese, altro che Telgate, Darfo da play-out, e questa è un po' la classifica. Sono temi un po' scontati, non è che qualcosa di eccezionale. Promozione C, che inizio le neopromosse, sono in vetta alla classifica. A Pradalunga cosa succede? I punti domanda, e perché ne parleremo stasera. Sembra che domani ci sia un incontro tra mister Astori e la società, e bisogna vedere cosa potrebbe succedere. In prima categoria, girone F, alla Falco il big match col Torre de Rovere, la Torre la sorpresa. Poi ha approfittato anche del calendario, e bene il Virtus Lovere che vince fuori casa. Villadogna si fa male da solo perché ha fatto, cioè il primo tempo non ha neppure giocato. Ma Virtus Lovere dov'è che ha vinto? A Mozzo. Ah, ok. Infatti ieri sera mi hanno detto, aveva ragione al Carmi a dire che la squadra è Mozzo, con tutto rispetto, però squadra molto giovane, due giocatori, il portiere che è esperto, non so chi. No, però non c'era più Tacchini. Tacchini è andato al Torre, hanno preso un portiere, ma non ha fatto categoria. Però è un portiere comunque buono. Esatto. L'unica cosa che ci serve è il portiere. Infatti, mi ha detto il portiere, la punta, i due più bravi, poi tanti giovani che fanno battaglia in mezzo al campo. Mi ha detto sarà una squadra che lotterà per non retrocedere. In seconda categoria, ridami i temi, Felix, perché non me li ricordo, ce l'ho anche scritti. Ma visto. Poi, seconda categoria, Selvino soffre, ma resta a punteggio pieno. Batte 2-1, mi sembra l'ultima in classifica, ma comunque è a punteggio pieno. Sovra l'F Valanga, Cene blocca. Anche la Gandinese dopo il sovere, male il Rovetta. Questi sono i temi della giornata. Ce ne blocca la Gandinese. Ha bloccato il sovere 1-1 e ieri portato il 95esimo. Sì, ne lo raccontavo Gianni prima, cioè, ho visto cose che è proprio il calcio questo. E poi ne parleremo perché avremo le immagini e le immagini velocemente di quello che avremo, dal Breno che vince 6-0 fuori casa, Vertovese Lemine, il Darfo che perde col Vovarno, Pralunghese Azzano, immagini interviste, Casazza Cavarnese, questo 0-0 spettacolare, Falco Torre dei Roveri come immagini, anche la Torre Villadogna e anche Atletico Sarnico Sellero. In seconda categoria Cene Gandinese e Selvino San Tommaso. Questo è quello che avremo. Ma partiamo dalla Serie D, andiamo a vederci i risultati della Serie D, il girone B, partiamo dal girone bergamasco, come lo chiamiamo, dove cade ancora il Villavalle, il Brusaporto batte il Sondrio, è la più bella sorpresa di giornata, cade la Virtus Ciserano e poi altri risultati con il Seregno, che se non sbaglio viene fermato anche lui per la prima volta sul pareggio. Dall'ultima in classifica la Virtus Bolzano, questo dimostra che insomma il calcio è spesso imprevedibile. Il Seregno aveva l'opportunità di fare 6-6, la ghiotta occasione di andare a Bolzano contro l'ultima della classe, non c'è riuscito ed è stato fermato sullo 0-0. È caduto anche lo Scanzo, che comunque è protagonista, nonostante questo, di un inizio di stagione sicuramente molto importante, però quello che colpisce anche dai risultati è il 3-3 pirotecnico tra Trizium e il Ponte San Pietro, con Mignani che credo debba a questo punto fare qualcosa, perché la zona Cesarini gli sta portando veramente male. Ha lasciato un punto sul campo di Brusaporto due settimane fa, l'ha lasciato credo anche con Legnano la settimana scorsa, e ieri era addirittura in vantaggio al 90esimo per 3-1, si è fatto fare due gol nei minuti di recupero, quindi è un vero peccato perché 4 punti farebbero diciamo una grossa differenza a livello di classifica. Poi per quanto riguarda il Brusaporto, mi pare che
stia cominciando ad ingranare con qualche risultato importante. Poi lo chiediamo a Gianni perché 3 anni fa era lui sulla panchina. Ha superato anche il turno di Coppa in settimana, quindi una settimana importante, è tornato al gol anche Spampatti, un 1-0 che secondo me riflette il gioco che fa normalmente del Prato, soprattutto nelle fasi iniziali della stagione. Teniamo presente che manca... Questo è Virtus Bergamo processo? Manca anche all'appello, sì, penso di sì. Sì, sì. Manca anche all'appello Ferrari, che insomma un giocatore su cui Del Prato contava molto, dovrebbe per lui esserci un grave problema al ginocchio, quindi dovranno trovare uno stop, insomma, piuttosto lungo. Dovranno trovare delle alternative e non sarà facile. Aldo? Sì, esatto. Si parla addirittura, Gianni, di Crociato, adesso poi magari le notizie che arrivano, si parla di Crociato con un intervento, dunque quindi è, non dico stagione finita, ma quasi. E per loro la spalla Spampatti come vecchio, insomma. Sì, no, ma poi un ragazzo che io ho fatto esordire all'Uso Calcio tanti anni fa, lo volevo già a Brugiaporto quando ero io allenatore, solo che in quell'anno lì che lui arrivava da quella grossa stagione alla, come si chiama, dove giocava giù nella bassa, e solo che aveva avuto la richiesta dalla Giana per andare a fare la preparazione, quindi a quel punto lì anch'io gli avevo dato il via libera assolutamente per provare un'esperienza importantissima, e infatti era stato tesserato per la Giana, ha fatto un campionato in Lega Pro, e quindi pensavo, speravo per lui che potesse rimanere in quelle categorie lì, e poi è sceso, ha girato un paio di squadre in Serie D, però dopo è venuto nel Brugiaporto e ha vinto il campionato l'anno scorso. Sì, determinante nel vicecampionato. Determinato assolutamente, perché ha vinto tantissime partite, le ha vinte, non le ha risolte con sue punizioni. È un giocatore che io ho sempre voluto, è sempre piaciuto, e mi sarebbe piaciuto averlo ancora a Brugiaporto, purtroppo non c'è stata l'occasione, però adesso spero che torni, perché era un campionato, secondo me, adesso da poter ritornare protagonista a certi livelli, perché se li merita, insomma. Brugiaporto, hai cenato a Brugiaporto, mentre qui poi parleremo anche di questa sconfitta, che adesso va bene con la Pro Sesto, però 6 punti soltanto la Virtus, sì, Bergamo. Sì, è maturata proprio nei minuti di insomma, recupero. Non è messa bene. Lo spauracchio era Monni, che tornava da avversario contro i suoi ex compagni, anche se si chiama Virtus Bergamo, Ciserano, però era la Virtus Bergamo lo scorso anno. Questo giocatore, mi sembra dalle immagini che se la sia giocata, poi naturalmente finché non vedi qua fino all'ultimo queste formazioni, insomma la Pro Sesto punta a vincere il campionato insieme al Seregno, quindi devi aspettarti sempre il colpo del KO in qualunque momento. Comunque credo che la Virtus Bergamo si sia, al di là del punteggio, riscattata come prestazione rispetto allo scialbo pareggio di Sondrio, che era stato un po' archiviato con qualche malumore dall'allenatore. Infatti Gianni ti chiedevo, poi sentiamo anche Luca, sul Brugiaporto, perché vabbè, fino a 3 anni fa lì sulla panchina del Brugiaporto, squadra che da quest'anno è passata in mano a Del Prato, neopromossa in Serie D, non penso che abbia fatto grossi investimenti, un grosso inserimenti di giocatori che no, sta facendo poi, battaglia, però. Diciamo che Brugiaporto secondo me ha fatto una politica giusta, cioè si allenano alla sera, e non ce l'è come lo scanzo rociate, hanno capito che secondo me ormai è una categoria, come diceva Luca per strada, che secondo me o si fa per salire o si fa per salvarsi, per me, perché spendere per tanti soldi per arrivare quinto o sesto non conta niente, e quindi credo che abbiano sposato una linea giusta con rimborsi contenuti, hanno preso parecchi dell'ex di Del Prato ad Arfo, ha mantenuto dei giocatori tipo Tomasi, tipo stesso Ferrari, Belotti, che erano l'anno scorso, hanno contribuito alla promozione, e quindi Gavazzini, che è un bravissimo portiere, perché devo dire è un grandissimo portiere, e quindi hanno tenuto questa linea e stanno facendo bene, anche perché la categoria sì è difficile, importante, però vedo anche come sta facendo anche il Breno stesso in questo girone, insomma. Credo che possano ottenere il risultato che si sono prefissi all'inizio della stagione. Come hai detto te, giustamente. Soffrendo allora di più, soffrendo di meno, perché è normale. Però io ho visto lo scanzo il primo anno, si allenavano 3 volte alla sera, 7:30, si sono salvati i play-out e man mano hanno migliorato la rosa, e quest'anno stanno, secondo me, potrebbero ambire anche a qualcosa di più, perché per me hanno una squadra molto buona.
Giustamente hai detto, allora, o si investe per voler vincere il campionato, lo fanno pro sesto, sereno, sai già quali sono le squadre in Mantova, quelle sì, tre, due o tre squadre che hanno potenzialità. Ma poi perché, anche perché bisogna pensare dove si va, cioè il vincere è chiaro, cioè, tutti dicono voglio vincere, sì, però bisogna pensare a dove si va poi, perché io vinco l'eccellenza, voglio andare in D, devo avere, io prima di tutto devo vedere che struttura ho, che bacino ho. Società come strutturata, perché andare su per fare le figure tra virgolette della squadra di paese secondo me non è bello, cioè bisogna arrivare su con una certa idea che può essere imprenditoriale, però avere una società con una struttura, con un'organizzazione più o meno piccola, grande, quello che si vuole, però si va in una società importante, perché quando dopo si va a Como, si va a Mantova, o viene il Como, viene in Mantova, o viene il Lecco di turno, devo pensare che mi arrivano 2.000 persone, 3.000 persone, mi arrivano 20 giornalisti e non li posso buttare su una tribuna con 4 gradini, con delle prese volanti, perché questi arrivano e vogliono avere la linea internet, perché devono avere la diretta. La diretta, esatto. Poi, cioè, come dicevi, bisogna... hai anche una visibilità mediatica. Perché esatto, cioè, nel bene e nel male, però se non è, figuracce, non è dire proprio... andare su tanto per andare, perché è bellissimo, cioè io allenatore vorrei sempre vincere per andare su, però bisogna anche fare i conti, è uguale andare su in Lega Pro, non è che bisogna andare su così, cioè bisogna avere i soldi, sì. E bisogna averne tanti, da mettere giù subito, e ci sono tantissime cose, non è solo l'ingaggio che può avere il giocatore, ma c'è la sicurezza, quello che comporta solo preparare una partita in uno stadio di sicurezza tra steward, vigilanza, polizia, fare i briefing il giorno prima, cosa costa se arriva giù un fumogeno su una pista, quanti mila euro costano, fare partite notturna, cosa vuol dire? Sembra tutto così, però non si può fare una categoria tanto per farla e arrivare su così spaesati. Perché però dopo mi pare di capire da quello che tu dici che forse la Serie D si è un pochettino spenta, no? Cioè la scelta, come tu hai detto, o vinci o ti devi salvare. Due o tre volte per io penso, cioè se devo fare una squadra e spendere tanti soldi per andare a fare i playoff, che dopo alla fine faccio i playoff, anche se li vinco non mi tirano su. Esatto. No, intendevo dire che qualche tanto anno fa sulle... una squadra che si allena, fa l'allenamento serale, era destinata, se sì, non a retrocedere, comunque a fare una fatica. Sì, però se devo pensare di far lavorare una persona mezza giornata, l'altra esatto. mezza gliela devo pagare io per fare 5 allenamenti o 6 allenamenti, esatto. Faccio un'idea, posto di allenarmi alle 7:30, cerco di allenarmi almeno alle 6:30, magari metto, introduco l'allenamento sabato mattina, sono già 4 allenamenti, per raggiungere... Sei sicuro che i big vengono se tu hai adottato... Perché una volta vengono i big, se non vengono i big... Magari... Che big poi, tra virgolette, me lo devono dimostrare. Però... E poi mi devo capire quanto mi costa e quanto mi incide su una stagione. Ma e più poi... che i big, un trentenne che magari va a giocare in eccellenza, esatto, però... si ferma a Serie D, allenarsi la sera magari ha già il lavoro, dice ok, sì, anche perché adesso i rimborsi sono, esatto. sono molto ridimensionati rispetto al giusto, passato, cioè... quindi è giusto anche far così, probabilmente. Siamo obiettivi, secondo me, se tante volte delle società si svegliano dall'oggi al domani e vanno a spendere delle cifre, ma anche non in Serie D. Ma guarda anche solo guardiamo Rezzato. Promozione, guardiamo... Rezzato ha speso l'ira di Dio per... Sì, ma per dove? Per finire... Per poi saltare per aria dopo 3 o 4 per anni. Finire ad allenarsi alle 11 del mattino su un campo a Brescia, perché al pomeriggio c'era la Feralpi, sì. e la mattina c'era il Brescia. Cioè, il primo anno c'era il calcio femminile. Poi c'era il Breno, sullo stesso campo si allenavano sì. in 3-4 società. Ma poi non allenare non sei durato alle 11 del mattino. Io dico... Come si farà a allenarsi alle 11 del mattino? Una squadra che spendeva quello che spendeva Rezzato poteva benissimo andare a prendersi un cavo e comprarselo. Sì, probabilmente sì. Perché quando prendevi, avevi Sodigna, avevi Caridi, presi dalla Bruno, Serie B, avevi Sassa sì. Bruno. Cioè, aveva dei giocatori che... Cioè, io dico, io al Cazzago con uno di questi facevo tutta la squadra. Però cioè, ne hai giù due, tre bravi anche te. Lì però, sì, se diamo il calcio, allora lo vedo là un po' fermo, cosa sta pensando. Sta meditando. Sta pensando all'Inter che forse vince il campionato. No, l'Inter, la Virtus Bergamo, Cicerano. Cioè, abbiamo quegli esperti, stasera io ascolto. Virtus, le mie sì, categorie, sì. Le altre poi... Sì, ma un'opinione su Virtus Cicerano-Bergamo, cioè, perché mi sembra un po', mi sembra un po' di vedere la stagione scorsa. Gliel'ho detto in macchina prima Gianni quando... Quando siamo saliti ho detto io non posso pensare di andare a Virtus Cicerano su una tribunetta di 50 persone dove se in 50 sembra che sei in tantissimi, cioè, arriva come diceva lui, gli hanno fatto la tribunettina ospite dove ci stanno in 200 lì nell'angolo, ti arrivano quelli che sono in 2000, non so dove puoi metterli, non li puoi mettere, non ci stanno, quindi anche lì hai problematica di tutto. Secondo me è stata,
Io non so le problematiche, non ho idea le problematiche delle economiche della Virtus Bergamo che ha avuto prima, però per fare una scelta di andare giù a Cesarano, dove è il gioco del presidente Foglieni, cioè Foglieni ha fatto bingo, lui è stato bravo. E però insomma l'anno scorso ha fatto retrocesso, quest'anno ha investito e ascoltami, io posso dire allora bene. Io ripeto Gullit, dico ancora a Paolo, l'ho detto anche lunedì scorso, Gullit sta facendo il compitino da 6 meno tutte le partite. E come l'anno scorso i Ghisalberti, i Zanardini, eccetera, all'inizio stagione dicevamo, vero, invece è stato così. Vediamo anche l'altro girone, dai, che poi magari mandiamo delle immagini, perché così poi chiudiamo con la Serie D. L'altro girone è quello che ha proposto un Mantova che ha faticato per vincere con la diretta rivale, sì, eccola qua, il Mantova, lì è stato solo 5-1 con Sasso Marconizzola, ma ha fatto meglio un'altra squadra, che è quella del Breno, che ha vinto con l'Alfonsina 6-0. Sì, in questo girone si segna molto di più che nell'altro, 34 gol, quasi 4 gol a partita, e sono un bel segnale, non so come un mister come te la interpreta, se no, spettacolare o scarso. Beh, ma il Mantova è un ci sono delle squadre che... cioè Calvino è ancora a zero. Sì. Il Mantova mi sembra ha tolto una partita, poi sempre fatto dei 4-5 gol. La, quella quindi, che ha fatto meno 3 domenica scorsa. 22 esatto. Gol in 5 partite ha fatto il Mantova. Quindi insomma adesso... ha già una differenza reti con di tutto più, il rispetto, io ho visto solo una partita a San Maurese che avete trasmesso col Mantova 1-5. Sì. E sinceramente sembrava... Se poi vediamo che il Crema sembrava cade 4-0. Estiva. Se il Crema cade 4-0, la Correggese perde, che erano i diretti rivali, adesso resta in mezzo l'Ara. Sì, sì, può essere tipo un girone per il Mantova come è stato quello dell'Ecco l'anno scorso. Ah, sì. Nel girone A dove ha vinto praticamente non so, quasi 20 a punti a dicembre praticamente aveva già chiuso. Ed è per questo motivo, scusate se vi interrompo, che non condivido la scelta del presidente. Loro in Coppa Italia hanno fatto giocare i giovani perché il presidente ha detto non voglio le distrazioni come l'anno scorso. Sì, però l'anno scorso c'era motivo di temere la distrazione perché c'avevi il Como ed era un gioco veramente basato sul se perdi un punto è finita. Qui i rivali non ne hai proprio, perché se la rivale dovesse essere il Crema, che è questa qui che ne prende 4 in casa a Lentigione, io penso che il Mantova già alla fine di marzo può festeggiare tranquillamente. Allora c'era spazio anche per concentrarsi sulla Coppa Italia. Quindi questa uscita col Cili Verghe facendo giocare i giovani secondo me è stata una scelta un po' azzardata. Di sicuro il Mezzolare è la squadra che più sorprende perché non era partita per fare diciamo l'anti-Mantova, anche se non è l'anti-Mantova, però attualmente è la squadra che sta tenendo testa alla formazione virgiliana. E... poi è ovvio che nelle prime giornate il calendario incide molto, dipende chi hai affrontato e chi non hai affrontato. Sì, però in generale i valori secondo me stanno già uscendo. L'unica squadra che mi sta veramente meravigliando è il Breno, perché dopo la partita con la Correggese qualcosa deve essere veramente cambiato. Ha cambiato mezza squadra e ne ha fatti 4 al Progresso che aveva 6 punti, quindi si era già mosso bene. Poi guarda che campaccio che hanno lì a Savignano, sì, sono nel Ravennate, hanno dei campi veramente improponibili. Sì, sì, il Cili Verghe ha vinto in Coppa mercoledì, però secondo me qua contro questa modesta formazione ha lasciato un punto che... Ha segnato due Berta. Punti, sì, il gol d'apertura Berta, il Cili Verghe in maglia blu, ha lasciato due punti che potrebbero pesare. Diciamo che il Cili Verghe non penso che voglia ambire a fare un anche perché il Cili Verghe ha preso Berta che giocava in eccellenza, con Falonieri che giocava in eccellenza, il centrale che era a Bedizzole in 2000, che avevo anche tra virgolette consigliato alla Virtus Bergamo, e perché secondo me era un buonissimo giocatore, quindi hanno fatto delle scelte tra virgolette importanti, però delicate, perché hanno preso una punta anche, che si è fatto bene, però sta facendo benissimo tutti e due, sta facendo bene. Berta sappiamo benissimo che ha avuto problemi perché Valcamonica giocava e non giocava, sì. Poi l'anno scorso ha cambiato addirittura diciamo, due squadre. Gli ultimi anni sempre a dicembre cambiava squadra. Gli ultimi due o tre anni. Io l'ho incontrato l'anno scorso e ci ho parlato perché a me è sempre un giocatore che è sempre piaciuto. A me ha fatto un gran gol, però mi aveva detto che si era messo a dieta, aveva fatto. Insomma, l'avevo visto leggermente cambiato. Poi quando ho visto è andato al Cili Verghe, ho detto: boh, però è un giocatore che ha i numeri per poterci stare, ripeto, e forse. Effettivamente il livello della D adesso si sta un po' abbassando, tolto le diciamo quelle che vogliono ambire a salire di categoria. Le altre mi sembra che stiano un po' ridimensionando tutti quei
è diventata una bella discorsi, eccellenza. Esatto, senso, forse diventa, esatto. Diventano quattro squadre che fanno per la D, per la C e le altre una bella eccellenza. Ci fermiamo per il pubblicitario, poi rientriamo con le immagini del Breno, il 6-0 del Breno e magari anche l'intervista del mister che è una cinquantina di secondi. Ci fermiamo. E torniamo in diretta prima di andare in eccellenza, finiamo con la Serie D, con il girone D di Serie D, ma vado a salutare Stefano Savoldelli. Ciao Stefano, buonasera, che è arrivato con noi, poi cominceremo a parlare. Lui è seguito finalmente la Vertovese che è tornata al successo 2-0 ieri, parliamo anche di Pralunghese, mi smetti Belotti di non seguire questa partita, altra sconfitta. Però dopo, adesso abbiamo la Serie D, andiamo a vederci 6 gol del Breno, tripletta ancora di Triglia che sale a 6 gol, perché in due giornate ha fatto 6 reti questo attaccante, ma soprattutto la facilità con cui il Breno già dominava nel primo tempo, sembrava un po' Sassuolo-Atalanta. Sì, allora l'Alfonsina tanto per cominciare aveva fatto 2 pareggi e 2 sconfitte, se l'era giocata praticamente con tutti, quindi un 6-0 o comunque una vittoria larga da parte del Breno non era prevista. Però già dopo il primo tempo il Breno aveva archiviato la pratica con un 4-0, la superiorità è stata nettissima sin dalle prime battute. Ma ciò che la stampa romagnola, io oggi ho dato un'occhiatina un po' anche ai vari siti, sono rimasti tutti impressionati dalla cattiveria del Breno che fino al 94esimo ha cercato di fare gol. Perché il gol di Triglia, il terzo gol, il sesto complessivo, è arrivato al 94esimo. È un segnale che secondo me significa che di testa stai benissimo e che probabilmente l'allenatore ha fatto un lavoro su questa squadra dopo la partita con la Correggese che ha cambiato completamente lo scenario, perché la trasformazione che abbiamo visto dalla terza giornata ad oggi è secondo me incredibile, già da domenica scorsa ma poi ieri con il 6-0 che secondo me, io non so, forse il Darfo 6 gol in trasferta li aveva fatti un paio d'anni fa contro il Drò che ormai schierava completamente la Juniores nelle ultime giornate, ma è un 6-0 di una squadra neopromossa come il Breno dopo 5 giornate è un segnale secondo me di forza soprattutto mentale. Sì, e poi la sconfitta con la Correggese ha fatto questa scelta in porta, vediamo, ha cambiato i ragazzi diversi giovani. Giocatori, alcuni come per esempio Capitani fanno la panchina, è rientrato tra l'altro anche Melchiori che ha calciato un rigore, questo è il rigore, quindi gli dà anche fiducia a questo giocatore che l'anno scorso è stato veramente determinante. Però credo che il mister abbia lavorato sulla testa dei giocatori e il merito credo che sia proprio di questo lavoro. Beh, ovvio, penso che Capitanio paghi anche il fatto, non so se è infortunato perché domenica era in tribuna. Sì, credo che sia infortunato. Perché comunque è un giovane, facendo giocare il portiere che è un 2002 mi sembra. Sì. È ovvio che non serve più la regola del 2000-2001, che si sta dimostrando bene, ha fatto un'uscita sbagliata, ieri ho già visto le immagini, un'uscita un po' su 4-5-0, poi si è comportato ancora bene in porta, gran fisico. Sì, il fatto che sia anche un giovane della regola secondo me gli darà numerosi vantaggi rispetto a Serio, che pure è un grande portiere, l'abbiamo visto all'opera tanti anni, prima col Valle Camonica, poi col Breno, però finora non ha sbagliato nulla e questo secondo me e poi la squadra sta giocando bene così con questo assetto. È rientrato Marcu al posto di Zanoni, l'unica differenza rispetto a domenica scorsa. Anche Perigo è entrato nel finale, vi ricordate domenica segnò il gol del 4-0 e ci è andato vicino anche stavolta. Quindi anche dalla panchina chi entra, pur in una partita ormai da risultato acquisito, gioca con una grande foga e secondo me è un bellissimo segnale in vista delle prossime sfide che non sono secondo me molto proibitive per il Breno. Gianni, sembra più un allenamento, perché la Fossine... tanti meriti al Breno, però la Fossina si è aperta. Se prendi 6 gol vuol dire che c'è poco. Io adesso ho visto già 2 rigori, sì. E un rigore per la Fossina sbagliato, però poteva anche finire anche più che 6-0, quindi un po'... Come ho detto, ci sono delle squadre tipo la Fossina e San Maurese. Che soprattutto in questo girone arriveranno questi girone, risultati. Nell'altro di là. Mi sembra di vedere questi risultati, forse perché c'è proprio un netto distacco tra delle squadre che possono giocare dal centro classifica in su e quelle che giocano per la salvezza. Mi sembra un divario troppo netto, insomma, perché effettivamente prendere 6 gol in casa. Adesso obiettivamente nelle bergamasche e bresciane può capitare una volta, ma
deve succedere finimondo. Vedi anche qua in area di rigore, fanno quello che vogliono, al di là poi del risultato che magari... Perché dopo, là, insomma, dopo tre o quattro gol penso che uno usi le maniere anche non lecite, ma un po' dure per far capire, insomma, gli atti fermarsi. Invece qua vedo che proprio maglie aperte, cioè distanze, sembra veramente... Sì, poi anche l'ultimo gol di Triglia, non so se l'avete già notato, sì, sì, sì. I due centrali sono 3 metri avanti e 3 metri indietro. Sì, cioè vuol dire che proprio sei scollare. Sì, secondo me va un po' va contro quello che era stato detto all'inizio, che il Breno è stato messo in un girone difficile, quest'anno era più facile il girone B, e invece sì, secondo me, allora, perché... per vincere... Ok, questo qua il D è impossibile, col Mantova c'è niente da fare, però per salvarti non so se è più facile per questo. Per salvarsi non ci siano problemi, insomma. Mi stupisce un po' la Calvina che sia ancora a zero, anche perché i presupposti di inizio stagione mi sembrava tutt'altro che, esatto, insomma, sì, cioè, l'arrivo ha fatto di Olli, andare via Triglia che insomma adesso ha fatto già 6 gol. Però è arrivato Recino, è arrivato Bracaletti, cioè sì, sostituito però, adeguatamente. Sì. Dopo bisogna vedere fino a che punto, perché io Recino l'ho incontrato nella Giana, era un tipo di giocatore, l'ho rivisto a Ponte, era un altro tipo di giocatore, quindi anche per lui gli anni passano, poi bisogna vedere il contesto in cui gioca, esatto, se giocano tutti per lui o lui si deve adattare al resto della squadra. No, ti faccio notare la chicca, Arnaldo. E poi effettivamente con Olli si pensava che, insomma, che la Calvina dovesse fare, anche se poi anche lì sono partiti con una scelta sull'allenatore che Serafini, che ha smesso di giocare, io su quella scelta qualche lì, dubbio, per carità, mi lascio tutto il rispetto che possa essere di Serafini, però per fare quello che volevano fare o che aspicavano di fare ci voleva lasciato un attimino, altro... mi ha lasciato un po' l'attimino già, anche me. Già danno due, poi capiremo se Serafini sarà ancora sulla panchina del Calvina. Sentiamo, dai, una battuta, poi andiamo sull'eccellenza che abbiamo un po' di partite a seguire anche lì. Una battuta del mister che ovviamente sarà felicissimo, sentiamo. Sì, una partita importante, coronata con un risultato importante per qualsiasi categoria. Sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi di oggi. Si incominciano a intravedere un po' i frutti dei 2 mesi di lavoro e non è un risultato assolutamente scontato, perché comunque abbiamo visto che il progresso che oggi è andato a vincere con la Calvina, noi abbiamo battuto 4-0, la San Maurese è andato a vincere a Correggio in trasferta. È un campionato equilibrato, quindi dà ancora più importanza al nostro risultato di oggi. Queste due battute di Tacchinardi, complimenti, continuiamo a fare complimenti a questo mister, perché anche lui, Gianni, è uno di quei neo allenatori dall'eccellenza alla Serie D e sta confermando bene. Poi che sia partito forte come l'anno scorso e vedremo cosa succederà a dicembre, però intanto fie non cascina e poi vedremo cosa succederà. Eccellenza, partiamo dall'eccellenza, perché abbiamo il girone B e poi il girone C dove Gianni sta allenando la sua squadra. Allora, partiamo dal girone B dove ci sarà la partita che andremo a vedere fra Vertovese e Lemine Albenno, derby, almeno derby bergamasco, ma questi sono i risultati con il Sant'Angelo che vince fuori casa, la Casa Tese che torna al successo dove ha perso con l'Albino Gandino, ma più che altro l'Albino Gandino che non va più di un punto rispetto a Mapello, insomma, non fa più di un punto. Chi ma parte? Luca e Stefano, dai, sentiamo. Io penso che non c'è ancora sta quadra l'Albino Gandino. Mi era piaciuto il 4 con i 4, con le 4. No, beh, ma questo Felix, questo è una chicca tecnica di Felix. La settimana scorsa a 2, oggi a 4. Felix è quando è andato a studiare a Sky, è un altro regista. Settimana prossima 8. Sì, settimana prossima potete vedere 8 telecamere inquadrate. Ritengo che l'Albino Gandino abbia bisogno di... Non è ancora arrivato... secondo me Roberto non ha ancora trovato la quadra giusta. Oppure qualcuno che ha preso non sta facendo, rendendo quello che lui si aspettava, che sarebbe la disamina perfetta. Fortunatamente ha vinto la squadra di Alessandro Locatelli ieri, anche se erano due squadre, una delle due doveva vincere e guarire un attimino, l'ha fatta la Vertovese per fortuna. Vabbè, fortunatamente era meglio che guarisse la Vertovese ieri più che l'Emine, però anche qui la Vertovese non è più la Vertovese dell'anno scorso, questa è la mia idea. La Vertovese è una buona realtà dove quest'anno veramente doveva salvarsi, questa è la mia opinione. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, che io sostenevo che era si nascondeva dietro al cespuglio per non uscire ad essere una grande squadra, quest'anno invece secondo me la Vertovese deve salvarsi. Stefano era giù ieri, Stefano l'ha vista. Esatto. Vertovese maglia azzurra. Oddio.
Sì, parto dalla Vertovese. Questa è una parata. Due o tre numeri da parte del portiere Vertovese. È una parata di piedi. Questa, Carmi, è una gran parata. Ha fatto questa. Una parata mostruosa. Sì, come ho scritto oggi sul giornale, beh, ieri la differenza l'ha fatta lui e messa l'aria davanti. Devo dire, al primo tempo molto equilibrato, la Lemine però, come avete visto, ha avuto due o tre chance in più e Pilenghi è stato determinante. Poi, sul finale del primo tempo, fallo su Mescedaglia, rigore 1-0 Vertovese e subito, nella ripresa, dopo nemmeno un minuto, raddoppio ancora di Mescedaglia, lì la partita è cambiata, la Lemine non ha più avuto la forza per reagire e questo è il calcio di rigore e la Vertovese l'ha gestita senza correre rischi, anzi ha rischiato più volte di fare il terzo gol. Ma. A velocità normale, sinceramente. Ascolta, ne fischi 10 a partita. Meno male che l'ha fischiato. Per la sì, per quanto riguarda Vertovese, per noi. Poi ti ripeto, le immagini di Stefano lasciano il tempo che trovano, quindi alla fine... Non sono le immagini. Da, in velocità normale sembrava più netto, vista così, esatto. Però... Poi c'è da dire che si lascia andare, non mi sembra un gran tocco. C'è da dire, Stefano, però, che c'è la terna lì, probabilmente c'è collaborazione tra tutti e tre. Sì, secondo me lì ha inciso tanto il fatto che Mescedaglia fosse davanti. L'arbitro vede che il difensore è in ritardo, vede Mescedaglia andare giù. Secondo me si è fidato soprattutto di quello. Poi sì, l'immagine, vediamo chiaramente l'episodio, però è difficile valutare poi l'entità della spinta. Questo era dopo di Mescedaglia che si è infilato in mezzo alla difesa. Questo è stato bravo. È stato bravo. Vertovese ha fatto 4 gol in stagione, 3 l'ha fatti Mescedaglia. Devo dire che è ripartito ancora più forte, se possibile, dell'anno scorso. È ripartito poi... da dove? Dall'America. Okay. Sì, chiaro, c'è sempre il cruzzo dell'assenza di Mescedaglia nella finale playoff contro il Breno, però insomma... Il rendimento del giocatore sia l'anno scorso e quest'anno. Ma Vertovese sarebbe in Serie D. Volevate dire? Esatto. No, però penso io, dire io, scemenza? Però sarebbe stata un'altra partita. Allora, se siamo dilettanti, io tribune piene, carità, mi fa voglio piacere. Anche pensare che il dilettantismo ci consenta anche ogni tanto di prenderci delle scelte personali. Sì, ci mancherebbe, Paolo. Discutite però, quanto voi, ma ne avete fatto un caso come se avesse ammazzato sua madre. No, però in quella partita fu una scelta pesante. Messo da era attaccante. Ok, la Vertovese sarebbe in Serie D, altrimenti Mescedaglia, vergognati. Perché no, hai tolto un sogno ai tuoi compagni. Mescedaglia ha fatto la sua scelta, la Vertovese probabilmente non sarebbe in Serie D. Ho detto semplicemente che in quella partita Mescedaglia aveva avuto incidere. Detto questo, è passato, okay. Non c'entra nulla. Per quanto riguarda quest'anno, penso che la Vertovese abbia risposto bene, è importante vincere, pur non giocando in maniera brillante, poi sentiremo Locatelli, e ha fatto i 3 punti. Per quanto riguarda invece l'Albino Grandino, che accennava prima Carmi, secondo me ieri sono 2 punti persi. Vai a giocare a Mapello, che ha un solo punto in classifica e che nelle partite ufficiali ha fatto un solo gol fino a questo momento. 0-0, creando poco. Quasi più la paura di perdere tutte e due, anche se non è la filosofia di Roby Radici, quella di andare giù e cercare di non perdere. Sì, e chiudendo sui risultati, penso che lo Zirone Verdellino stia facendo davvero fatica. L'unica partita che ha vinto è quella con la Vertovese, dove peraltro ha faticato parecchio anche lì, perché la Vertovese ha avuto tante occasioni per vincere. Allora, io dico 2 cose. Una, ho assistato io la Vertovese, con la cippa riconfermavo Mescedaglia, anche se non è Maradona o Lukaku, perché quello che ha fatto è mancanza di rispetto nei confronti della società. Uno, quindi non si andava in Serie D, ma secondo me era un valore aggiunto ai playoff, che era tanta roba. Poi le scelte che fa Gian Andrea Bortolotti sono sue, adesso sta dando quello che sa fare, cioè il bomber, però onestamente quello che ha fatto l'anno scorso non si può vedere a prescindere del dilettantismo, anche perché nel dilettantismo, caro Paolo, che fai l'opinionista da tanti anni, il rimborso spese lo danno anche i dilettanti per venire ad allenarti. No, vedete, valutando la sua scelta, che è sicuramente una scelta l'eccellenza è un signor dilettantismo, non è la seconda categoria. Ho montato un caso perché questi quasi giocavano un passaggio di categoria. Cioè, non è che abbia fatto un caso. No, infatti, io ho detto che sarebbero in Serie D se lui fosse. Ma se sono arrivati lì, grazie anche a lui, Paolo. Stasera non aveva detto niente di straordinario, Paolo. Ma per la verità, secondo me, nemmeno l'anno scorso. È chiaro che quando la Vertovese va in finale del playoff e il suo attaccante principale non c'è perché è in ferie 2 settimane. No, fermati. Allora, l'anno scorso, chiedo a Gianni, forse quest'anno sta facendo bene a Mescedaglia perché non c'è più Torri. Per l'anno scorso attaccante principale era Torri, e poi Mescedaglia. Sì, però il lavoro che faceva esatto. Però il peso, sai, magari Torri, avevi Torri, ma anche il difensore guardava Torri più Mescedaglia. Quest'anno invece è Mescedaglia, l'attaccante. Sì, però Torri, si completava bene perché il lavoro sporco, anche muscolare, lo faceva Mescedaglia. Sì. L'altro magari sfruttava la palla alta, è vero che magari giocavano spesso
sta palla lunga sulla testa di Torri e tutti attaccavano lui, attaccava Fusar Bassini e quindi c'era un altro gioco. Il mister l'ha affrontato l'anno scorso da Vertovese, quest'anno, soprattutto ieri, cerca di giocare allo stesso modo, ovviamente non ha più Torri, a Khalil, però gioca in quella maniera lì, palla sopra, spizzata dall'attaccante, messa l'aria, che aggredisce a profondità come hai visto sul secondo gol, poi non è arrivata la spizzata, però il gol ha fatto così inserendosi. Sì. Poi io dico, la scelta che ha fatto è stata obiettivamente importante, però è anche delicata perché, come dico, cioè, prendono anche dei rimborsi importanti. Una stagione del genere venire a mancare una partita importantissima, una finale playoff che poteva aprire tutto e niente, esatto. Ripeto. Perché non è una partita di gennaio che non dice, è una partita che vinta quella sera in Serie D, ne passavano ancora tante. Però era una finale playoff. Adesso faccio una domanda: fosse andata in Serie D, faccio un esempio, la fusione Virtus Cisarano poteva essere fatta o magari si poteva fare Virtus Vertovese tenendo la squadra in Valseriana? Non lo so. Questa è una domanda. Ci sta tutto e ci sta niente. La Virtus a oggi non c'è più la squadra in Valseriana. Non c'è più in Valseriana, la Serie D in Valseriana. A questo proposito, posso dire, ieri con Bortolotti, ormai ovviamente diversi anni con la Vertola, abbiamo un rapporto che va al di là poi di quello che è giornalista e direttore sportivo. Ma è sempre onesto lui? No, bleffa. Ti dice tutta la verità. Bleffa spesso. A te ti dice sicuramente tutto. Bleffa spesso, certo. Però ieri parlando. Ma se sei capace di dire il contrario di quello che ti dice. Però ieri, ovviamente. Ti dice sinonimo e l'opposto contemporaneamente. Ormai lo conosco anche da quel punto di vista. Ieri parlando molto liberamente, quando appunto parlavamo della situazione della Vertovese e la possibilità di andare in Serie D, mi ha detto molto chiaramente, beh sì, se fossimo andati in Serie D, non è scritto da nessuna parte che non avremmo potuto farla, ci sono anche le fusioni, questo mi ha detto. Dunque Gianni l'ha buttata lì, vedi cosa poteva succedere. No, poteva succedere tutto e niente, tutto. Però se adesso ragiono che una Virtus, un Alzano, non ha più la squadra, è spostato la squadra da Alzano, Valseriana, a Cisarano, portando dei ragazzi che si allenavano al Bino a 10 minuti da casa a portarci a 40 minuti da casa, capisci? Tanti hanno accettato, tanti sono andati via. Hai perso anche la tifoseria. Hai perso la tifoseria, ma hai perso la squadra valseriana. Sì, sì. Parliamo di Andreoletti, che ha sempre detto che gli sarebbe piaciuto avere una squadra chiamata come valseriana, non al Bino F, o sbaglio? Giusto. Se memoria mi ricorda. Esatto. Quindi dico, ripeto, non è quella scelta lì che avrebbe garantito la Serie D alla Vertovese, no. Però dopo un campionato del genere l'appetito viene mangiato, dico io voglio vincere, non l'avrei mai accettato una scelta del genere. E probabilmente avrei detto anch'io, Luca, probabilmente avrei detto o io o lui a sto punto. Perché? Ma per rispetto alla società, per rispetto ai suoi compagni, perché cioè, fai un campionato del genere, allora molla tutto a tre partite alla fine, perdile, esatto. Tutte e tre, vieni fuori ai playoff e vai fuori alla prima, o se rientri vai fuori alla prima. Sì, penso che nella situazione specifica abbia pesato tanto il fatto che la Vertovese quest'anno ha rivoluzionato la squadra. Messelaglia era uno dei pochi tesserati, era uno dei pochi sicuri. Dover cercare anche un altro attaccante davanti, oltre ai 17 giocatori che ha preso. Comunque... Sì, no, sono d'accordo. Certo, io dico, ripeto... Perché se ci dobbiamo legare al dito tutti i torti che subiamo, no, ci fermiamo. Sì, no, su questo, più che un torto... Un torto ai suoi compagni, alla società, questo è pacifico, ma lo vogliamo... Vogliamo comunque provare a ricucire uno strappo? No, ma io per me non è uno strappo, io l'ho saputa adesso sta cosa, per cui io non lo sapevo neanche prima. È una cosa che io l'ho saputa adesso da voi. Sicuro. No, io stavo ragionando così dicendo, come diceva, voleva andare in Serie D. Allora dico, fosse per caso rimasto, avessero vinto, per caso fossero andati in Serie D, secondo voi la fusione Cisarano e Virtus ci sarebbe stata o magari poteva succedere che la Virtus sarebbe rimasta con... la fusione con la Vertovese. Adesso salta fuori che il viaggio in America gliel'ha pagata la Virtus Bergamo. Non lo so, magari poteva succedere tutto. Poteva succedere tutto o niente. Cioè, magari non sarebbe mai accaduto lo stesso, fosse anche, perché magari, che ne so, Vertovese diceva facciamo ritornare l'F di una volta e andiamo su al Martinelli. Esatto. Che ne so. Certo. Perché dopo, quando a giugno, viene fuori di tutto e di più. Società che non si sarebbero mai fuse, fa la fusione. Società che mai avresti aspettato sparisce. Anche perché la Serie D a Vertova non potevi farla, dovevi andare a Lucasnigo, se no a Virtus Bergamo. Cioè, per cui dico, dopo lì, non si sa, cioè, nessuno avrebbe mai pensato una fusione, c'è Virtus e Cisarano. Che cosa ci azzecca obiettivamente?
cioè così parlando così non ci azzecca niente una fusione del genere. Però anche perché fatto settori giovanili, super bingo. Settori, super sì, bingo. Ma settori giovanili sono separati, quindi cosa ne vale fare la... Ma lì per me è stata qualcosa dietro comune. Ci fermiamo, che... dai, va bene, mica Felix mi fa facendo cenni che, che noi stiamo discutendo. Ci, mezza, avanti, noi quattro. Ci fermiamo, poi rientriamo, sentiamo anche l'intervista anche a Locatelli, poi abbiamo anche il girone C di eccellenza, non abbiamo di cose da vedere poi, Ci fermiamo, pubblicità. E torniamo in diretta, stiamo parlando di eccellenza. Dai, parlavamo di intervista a Locatelli, andiamo a sentirlo? Andiamo a sentirlo sì. A fine partita, Locatelli, così rivediamo un po' ancora le immagini della Vertovese, che ha vinto 2-0. Locatelli. Mister Alessandro Locatelli, dopo due stop, una risposta importante della Vertovese, una vittoria pesante. È una vittoria che è stata dura perché nel primo tempo abbiamo sofferto tanto e più che altro perché non avevamo forse quella... con la fiducia avevamo un po' di timore che ci ha un po' condizionato, poi nel secondo tempo invece i ragazzi si sono scrollati di dosso, un po' anche rinfrancati dal vantaggio a fine primo tempo, e nel secondo tempo siamo entrati subito con un atteggiamento diverso e l'abbiamo mantenuto per tutto il resto dell'incontro. Messedaglia è lì davanti per fare quel lavoro qua, per combattere con tutti, lo fa bene. Oggi ci ha tolto un po' le castagne dal fuoco, ma nel secondo tempo sono stato contento della prestazione perché è stata più da squadra rispetto al primo e quindi penso che fondamentalmente la vittoria sia stata meritata. Io penso che oggi abbiamo fatto la peggiore partita da un punto di vista del gioco da inizio anno arrivare adesso. La verità è questa, non bisogna nascondersi. Però le altre volte abbiamo giocato magari bene, non abbiamo portato a casa niente, oggi contava solo portare a casa i punti e quindi il bel gioco, se la prossima la giochiamo anche peggio, a me va bene. Beh, questo è le parole di Locatelli a fine partita. Ancora un minuto qua, poi andiamo sul girone C. Alessandro in questo momento qua in testa fare i punti, sono d'accordo con lui. Ha fatto una disamina giusta in questo momento qua, è importante mettere il fiore in cascina. Anche perché onestamente ieri questo ha fatto una parata devastante. Che poi è stato esplosivo, ha fatto una parata, cioè io che poi spesso sono qui a criticare o sentenziare i portieri, dobbiamo anche dare lode a questo portiere che gli ha permesso di fare i tre punti, perché onestamente se prende quel gol lì cambia tutto, il gol è regalato. E qua, cioè, ci devo dire, l'ultima volta mi hanno criticato tanto, giustamente. E ti dico un'altra cosa, Stefano, calcola che questa, la difficoltà di questa parata è in estensione totale, ma attenzione, la palla lui è riuscito a tenere la mano ferma, forte, sì, rigida, per metterla sopra, per metterla sopra. Se la fai come Donnarumma, perché che la gli si piega la mano e va dentro, cioè, quindi sì. Cioè, devastante la parata questa, credimi. Io chiedo di darmi la classifica ancora, sì, Felix, perché voglio chiedervi anche una cosa su questa. L'ultima volta l'avevamo criticato perché effettivamente col Codogno aveva fatto un errore pesante, è anche vero che però ieri con l'Albino Gandino è stato determinato. La Vertovese ha 6 punti, ha giocato con l'Albino Gandino, Codogno, Lemine, insomma, e Zingoni e Verdellino, quelle squadre che sono dietro. Sì, però Arnaldo, adesso fare un ragionamento di questo tipo è difficile, comunque tra la Louisiana che è te... Che tra la... È un peccato che Codogno gli unici punti che ha fatti li ha fatti uguali. Sì, assolutamente, però tra la seconda, la terza e la quintultima ci sono 3 punti, penso che la classifica non sia ancora delineata, i veri valori non siano ancora usciti. Certo è che col Codogno perdere è stato sicuramente un passo falso pesante, perché il Codogno sono i 3 punti che ha fatto, e lo stesso Zigoni a Venerino, come ho letto prima, è l'unica partita che ha vinto, quella con la Vertovese. Non dimentichiamoci che la Vertovese è una squadra normale. Sì. Cioè non cerchiamo di sopravvalutarla, questa volta a valorare il discorso di Gian Andrea Bortolotti. Loro devono salvarsi per magari l'anno prossimo sistemare la quadra. Ma quest'anno deve salvarsi perché ne ha cambiati metà di mille di giocatore, cioè ha rivoluzionato su tutto, quindi... Non è facile anche per Alessandro Catelli ripartire da zero, di trovare l'impostazione di gioco, cioè cerchiamo di anche essere, la gente deve sapere da casa che la Vertovese non è più il Dream Team dell'anno scorso, è tutta una squadra rivoluzionata nuova e quindi fa la fatica. Ho 2 cose su questo, sono d'accordissimo con Luca, nel senso che la squadra è cambiata tanto e soprattutto le prime partite ha bisogno di tempo. Sulla rosa secondo me non è quella dell'anno scorso, ma è comunque competitiva. Importante secondo me saranno anche i rientri, perché Facchinetti non è ancora al 100%, ieri parlando con Locatelli mi ha detto che gli manca ancora parecchio, quando sarà al top è comunque un giocatore di livello. C'è Rulli che l'anno scorso alla Trevigliese in promozione ha fatto 15-16 gol, che deve diventare un infortunio,
E tra l'altro ha tesserato anche Simone Cerea, anche lui è entrato da un infortunio, che rientra da un infortunio importante. Non sappiamo quanto potrà dare, però sono comunque tre giocatori che, soprattutto Facchinetti e Rulli davanti, al momento che potrebbero aggiungere qualcosa. Tutti che vengono dalla promozione. Tutti che arrivano dall'abilità. Sì, ecco, devi recuperare la promozione e l'eccellenza. Allora, Facchinetti ha giocato fino all'anno scorso a Telgate. E va bene Facchinetti, ma sto parlando di Cerea e l'altro attaccante che mai detto. Promozione sì, c'è una netta differenza tra promozione e eccellenza. Sì, sì, me. Sicuramente. Anche solo di gamba. Sicuramente, poi però abbiamo anche le dimostrazioni come Mesce Daglia che è in grado di far gol sia in promozione che in eccellenza. Prima di passare al girone C, Gianni ti chiedo, Felix, mi dai ancora un po' la classifica? Perché, allora, qua è vero, non riusciamo ancora a capire qual è lo squadrone, qual è la squadretta, qual è la... Allora, Sant'Angelo sicuramente è una città dietro, ma da anni, anche se faceva la seconda quella categoria, è una delle favorite, quella che si sa che... Giussano io l'ho incontrato in Coppa ed è sicuramente una buona squadra. Una buona squadra, gioca bene, ha la punta brava, fisicamente forte e brava anche coi piedi. È una buona squadra, una buona squadra. Poi c'è lì a Casatese, che è la famosa squadra. Casatese, Rogoredo, solito. Ginatese è molto Leon, che anche mi sembra che abbia fatto una buona squadra, che ha dato giù anche Biraghi, che era Ciserano. Però di squadrette non mi sembra che ci siano squadrette. Io non so, questo Cologno lo vedremo domenica. Secondo me Cologno e Mappello, perché Mappello negli ultimi anni è sempre stata in quella difficoltà. Difficoltà è sempre quella posizione in classifica. E poi mi lascia sempre perplesso un po' lo Zingonia, che mi sembra che ogni anno faccia sempre delle buone squadre e non riesce mai a fare quel salto che tutti si aspettano, perché effettivamente tutti si aspettano che questo Zingonia faccia un campionato di prime posizioni, perché mi sembra che le squadre faccia sempre buone, esatto. Eppure non riesce mai a salire, e poi gli altri adesso si devono un po' delineare, perché dopo bene o male, come dicevamo prima, insomma, la seconda 8 punti e la quintultima ne ha 5, si vede che in una partita si cambia completamente con la classifica, vediamo. Girone C, Felix, andiamo col girone C, perché girone che avremo le immagini di Darfo guardando una sconfitta, Cazzago Bornato che pareggia al 93esimo ieri contro la Forza e Costanza, e poi altri risultati dove continua a sorprendere questa Romanese che batte la Governolese 1-0, Gianni. Sì, è quella che sta sorprendendo un po', perché salva i play-out, la squadra sì, ha preso Duda dalla Telgate, bene o male è rimasta un po' la squadra dell'anno scorso, per cui sorprende un po' chi sia lì davanti, però se ha fatto 10 punti vuol dire che se li è meritati, e quindi dopo Vacaleppio sappiamo che è una squadra di primo ordine. Bedizzole, Castiglione sì, anche loro, Lumezzane anche lei, Telgate è un po' indietro, è quella un po' che sta deludendo in questo momento, poi credo che tutte, forse la Governolese mi aspettavo qualcosa di più, poi le altre mi sembrano tutte bene o male in linea. Io sono d'accordo tutta la vita, vorrei chiedere a Vescovi cosa ne pensa. Se va bene così. Se va bene così, oppure c'è qualcosa che non quadra, perché a questo punto qua c'ha un reparto offensivo che non c'è. Non ce l'ha neanche l'Albino Leffe. Ma a voi non sorprende il Darfo a 3 punti? Ma io, Paolo, onestamente, per me il Darfo è una squadra modesta. Io, tu lo segui da molto da più vicino, però onestamente a me... Possiamo andare con le immagini di Darfo? Allora, c'è la diversità... Tu che segui molto Darfo, dico, qui c'è la diversità di pilota, ok? Questa la, secondo me, io... No, hai centrato il problema. Hai capito, Paolo? Però io vado un po' più a rimarcare Telgate, perché secondo me c'è un pilota importante, Telgate, c'è un pilota importante che può portare questa macchina alla grande e davanti. E quindi spingo più che altro a criticare questa ottima società. Come non mi stupisce l'andamentale del Vacaleppio di Alessio Del Piano, perché comunque lui veramente sta trovando una quadra impazzesca, e poi quando c'è entusiasmo
il calcio ti dà. Questo è l'errore di Tognazzi in uscita, sì. Il gol. Sì, questo non si può vedere. Troppo avanti. Sì, questo è un errore grave. Questo si può vedere, cioè è un gol che non si può vedere. Sì, un errore grave questo, dopo, proprio di valutazione. Fa due passi in avanti poi torna indietro. Bravo, sì. Quell'altro che ci ha creduto, perché anche quell'altro... Sì, quell'altro sa che però l'errore è grosso. E poi per il resto il Darfo, Paolo, lascio a te la parola, dimmi tu, io non me lo stupisce. Ma il Darfo adesso obiettivamente deve ripartire un po' dai problemi dell'anno scorso. E quindi da lì le scelte che sono andate via un po' tutti i giocatori hanno fatto rientrare insieme due guarnieri, Zanotti. Ieri in panchina tutte e due. C'è Tignonsini è andato. Però non è a posto. Non è a posto. Ieri. Sì, ha giocato. Però ecco, cioè, quindi il pensare magari tra qualche mese potrebbe essere che un po' si riassestano e risalgono un po' la china. Guarda, io ti dico la verità, dal mio punto di vista... La partita doveva finire in pareggio, perché il Darfo comunque, vediamo anche le immagini, a parte l'errore di Tognazzi che ha favorito il gol del Vobarno, poi Trilli si è disimpegnato benissimo in un paio di occasioni, il Darfo ha avuto più il pallino del gioco, quindi il pareggio sarebbe stato più giusto. Però in linea di massima, per come la vedo io, il modulo adottato non si addice a questi giocatori. Cioè, tu hai una cabina di regia con Martina Rini, che secondo me non è di categoria. È lì il problema, secondo me. È lento, prevedibile, basta che tu lo pressi come hanno fatto quelli del Ghidi, lo pressi un po', questo va in confusione, la passa indietro oppure la passa lateralmente, non ha il dribbling, non ha uno spunto, mai una verticalizzazione, non ha mai illuminato. L'unico giocatore che ieri ha veramente fatto, secondo me, la sua parte in modo dignitoso è Piantoni, che dalla sua parte ha seminato gli avversari in diverse occasioni. Dall'altra parte Zanotti continua, secondo me, ad essere molto sopravvalutato e con il passare del tempo anche molto prevedibile, perché come tutti i mancini va e poi va sul sinistro, ormai l'hanno capito anche i Sassi. Un giocatore, secondo me, da ultimi 30 minuti ormai, che ti può cambiare una partita a un certo ritmo. Il centrocampo soffre tantissimo, perché i due giovani, i due mediani, tu Stefano li vedi in trasferta, Mondini e Pedersoli non riescono a supportare un centrocampo avversario che è sempre in grande superiorità, quindi fanno una fatica enorme, non riescono a proporsi per l'attacco, non riescono a coprire adeguatamente. Il Darfo secondo me è la miglior difesa di tutta la categoria, se prendiamo i singoli, perché hai Tognazzi che è un grande portiere, a parte gli errori che fa. Tignonsini, Guarnieri che sono una coppia centrale, forse simile a quella che hai tu, perché Teoldi e Bellotti sono altri due grandi giocatori. Hai Martinazzoli a sinistra che ha vinto i playoff col Breno, quindi giocatori forti li hai, però hanno preso già 8 gol in 5-6 partite. Vuol dire che non è la difesa che va male, è proprio la squadra che non protegge adeguatamente la difesa. Sì, Paolo ovviamente ha visto le due in casa e le due in trasferta, ne abbiamo parlato più volte anche fuori onda. Secondo me il problema difensivo nasce dal fatto che il Darfo fatica terribilmente a impostare, fatica terribilmente a uscire, quindi è costantemente aggredito, è costantemente sotto pressione e ovviamente la difesa va in difficoltà. Ieri lo schema era palla a Tignonsini che la sventagliava a destra per Zanotti. Esattamente. Se questo è calcio, ditemi voi. Esattamente. No. In mezzo al campo penso che, come Paolo, che a livello qualitativo la squadra sia inferiore alle altre di categoria. Un dato grave, secondo me, ancora più grave del fatto che ha lasciato un solo gol, è che fatica terribilmente a produrre. Nelle due partite che ho visto in trasferta, il Darfo ha calciato pericolosamente verso la porta un paio di volte. Non di più. Facciamo il parallelo col Tregate. Chiaramente Pala è un mister affermato, mette Bonetti alle prime esperienze, però penso anche che non ci sia paragone tra le due rose. L'abbiamo detto più volte anche le scorse puntate, il Darfo non ha un cambio davanti, a parte Zanotti, Piantoni e Ademi, non ha un cambio, e in mezzo, a parte quei tre, ha solo il 2001. Però insomma non è così scarsa come squadra. Io arriverei anche al Cazzago Bornato, 4 punti, nessuna vittoria, nessuna sconfitta. Il primo gol ieri? Il primo gol in 10, poi in 9. Sì, diciamo che abbiamo fatto le prime 3 partite, secondo me le abbiamo fatte molto molto bene e se non dico senza presunzione che le avessimo vinte tutte e tre, non c'era niente da dire, perché a Telgate... Abbiamo fatto, secondo me, forse la prima mezz'ora più bella fino ad oggi. Ti ha messo anche Pala, mi ricordo l'intervista. Abbiamo preso un palo clamoroso interno che è venuto fuori le spalle del portiere senza che se ne sia accorto. Abbiamo preso forse un tiro nel primo tempo, nel secondo ci hanno trovati ancora uomo e portiere e gliel'ha tirata addosso. E però abbiamo fatto veramente una seconda partita. Con lo Faninghese praticamente il secondo tempo abbiamo giocato
nella loro metà campo e non si è riusciti a far gol. Cioè, anzi, ha fatto una gran parata subito il loro portiere e secondo tempo abbiamo giocato praticamente in metà campo. Cioè, loro sono riusciti a passare la metà campo palla a piede, credo l'85esimo, 88esimo. E domenica scorsa a Coccaglio abbiamo giocato contro San Lazzaro, stessa partita, il portiere ha fatto un miracolo subito, abbiamo avuto penso 6-7 occasioni senza... E loro quasi su un errore nostro quasi ci fanno gol alla fine, però sarebbe stato un furto, perché questi tolto che in otto davanti al limite dell'area buttare via la palla non fanno altro. Pensa a Lazzaro, sappiamo che è una squadra. Sì, però è una roba, quest'anno è proprio peggio ancora l'anno scorso, cioè anticalcio, cioè le due punte sono quelle che fanno più falli degli altri. Ieri abbiamo fatto una partita dove abbiamo, penso, condotto la partita per un'ora, abbiamo sbagliato ancora 2-3 occasioni nitide, e secondo tempo ha cambiato un po' qualcosa, sarei stato in 10, hanno cambiato un attaccante, ha messo Elassani che ha veramente fatto bene in quella mezz'ora, ci ha messo in difficoltà, hanno trovato un gol, ancora un errore nostro difensivo sulla fascia di un giovane, e poi siamo, io nonostante in 10 abbiamo giocato a tre punte, quindi abbiamo anche un po' rischiato, abbiamo trovato il gol, siamo restati in 9 e l'abbiamo portata fuori, però era una partita che con un po' più di cattiveria, che è quella che ci sta un po' mancando in questo momento, in queste quattro partite, avremmo potuto avere sicuramente il doppio dei punti. Ci sta mancando, poi andiamo a pubblicità, ci sta mancando Previtali nel tuo ruolo, che sai che era una sicurezza. Sì, era una sicurezza. Ha cominciato già a fine stagione l'anno scorso a mancare un attimino, no? Sì, no, beh, lui, allora, lui è chiaramente un giocatore che non si trova più in giro. Cioè, chi l'ha se lo tiene ben stretto, perché oltre al ragazzo, il valore che ha, ma anche a livello tecnico era un signor giocatore. Però, se devo dire la verità, se guardo il livello di gioco prodotto, almeno nelle prime tre, ieri un po' meno, non si è sentita la sua... Il problema nostro è che davanti la malizia, la non riusciamo a buttarla dentro, cioè, pur avendo avuto occasioni clamorose, ma veramente clamorose. E io ieri ho un po' sbottato perché ho detto se i ragazzi non mi seguono da 26-27 che ragazzi con rosa ne vado a 17-18. Mi ho detto io 9-10 mando a casa senza problemi. Cioè io parlo, non giro molto intorno, però se devo stare lì con 26-27 giocatori e ogni volta devo avere questi problemi che uno arriva la domenica e si inventa di giocare come voglia, sinceramente non mi va. Siccome io sono responsabile... E ho detto chiaro che se le cose vanno male, il primo che viene lasciato a casa sono io, e io di stare a casa non c'ho voglia, o prima di stare a casa io faccio stare a casa i giocatori. Quelli che non mi seguono, se vogliono fare quello che hanno voglia, si prendono le loro responsabilità e ne rispondono a me di persona, a quattro occhi o davanti a tutti. Se no, o fanno quello che dico io, se no vanno a casa. Non ce n'è di problema. Io ho detto, vado da presidente, al direttore sportivo, do fuori il matto, 8-10 vado a casa. Ci fermiamo, breve pubblicitario, poi rientriamo con Romanetti. Infatti ho detto... Beh, è così il calcio d'eccellenza. Mentre prepara Alex Monetti, andiamo a sentirlo. Perché anche l'intervista ieri ne parlavo con Paolo, ma ha lasciato un po'... Un po', qualche dubbio, sì, un po' troppo qualche... filosofico. E... Dopo noi è vero che stiamo lì a aspettare le interviste di mister, troveremo anche quelle di Gianni Ceffi sul sito del Cazzago Bonato, perché sappiamo che ci sono sempre e noi le sfrutteremo nel corso della stagione. Però ieri Alex Monetti mi ha lasciato un po' così, sentiamolo. Oggi secondo me i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione nei primi 70 metri di campo, negli ultimi 30 metri secondo me abbiamo sbagliato la rifinitura, non abbiamo riempito l'area in maniera corretta, ci è mancato magari il guizzo di qualche nostro giocatore, ci è mancato magari la cura nel dettaglio, l'attenzione al particolare e non siamo riusciti secondo me a tramutare in gol la mole di gioco che abbiamo prodotto. Ma secondo me abbiamo messo nella loro metà campo il Vobarno e avevo chiesto ai ragazzi di stare larghi per non intasare gli spazi e sicuramente dovremmo lavorare di più nel trovare meglio Ademi, lui deve cercare di smarcarsi di più e meglio, ma sicuramente se c'è un responsabile per questa sconfitta sono io, perché i ragazzi hanno fatto tutto quello che ho chiesto e credo che da questa buona prestazione
bisogna ripartire. Ovviamente le prestazioni le portiamo a casa, però servono portare a casa i punti, perché sennò si passa quasi per sciocchi e per presuntuosi, perché se giochi bene e non fai punti, ripeto, nel calcio d'oggi è fondamentale fare i punti. Noi abbiamo una strada, dobbiamo cercare di essere bravi a mantenere questa, e oggi mi voglio di vedere, ripeto, abbiamo fatto una buona prestazione, ma ci è mancato tanto negli ultimi 30 metri. Per come la vedo io, parte dai centrali difensivi che devono comandare meglio il gioco nell'uscita palla, i centrocampisti che devono cercare di smarcarsi meglio, che devono migliorare il controllo, devono avere più pulizia nel passaggio, la palla deve andare più forte, una serie di conseguenze che magari ci fanno arrivare negli ultimi 30 metri ma con un paio di secondi in ritardo quando la squadra si è piazzata. E ovviamente credo che anche magari qualche giocata dei giocatori che secondo me abbiamo davanti la devo pretendere, però questo sono fiducioso che arriverà. Gli errori fanno parte del gioco, come non abbiamo fatto gol a un metro dalla porta, la palla era già dentro, come non abbiamo attaccato il primo palo in più di un'occasione. Gli errori fanno parte del gioco, come io sbaglio a fare i cambi, a scegliere la formazione. Certo è che nessuno lo segna, ma nel calcio se il portiere sbaglia si prende gol, quindi adesso non ho visto bene l'azione, la rivedrò, però fatto sta che siamo andati sotto, anche se io prima dell'errore di Tognazzi, ne parlavo prima, c'è stato un errore di una palla mezza e mezza che doveva essere nostra, dovevamo conquistare, invece abbiamo concesso corner e poi da lì è nato il gol. Se andiamo, cominciamo a partire dal calcio. Su questa cosa prima, qua dei 70 metri, Arnaldo, noi abbiamo ironizzato mentre veniamo qua, come uscire con una tipa e poi la riaccompagna a casa sul cancellino, la saluti. Sì, 70 metri. Mancano quei 30 metri, Carmi. Cioè, ne dicevamo prima col mister, sono i metri decisivi, capisci? Stefano vuole essere protagonista. Ademi deve recuperare i palloni, sono d'accordo, ma non deve tornare a centrocampo a prendersi i palloni. Sappiamo, Carmi, non è una squadra da lottare per vincere o per magari fare i play-off, ma neanche per essere da play-out, insomma. Dopo tu la vedi scarsa come squadra, ma... No, io la vedo modesta. Modesta. Ma è tutta gente che ha fatto la D, ma non 10 anni fa, sì, anche l'anno scorso. Ma io, attenzione, scusa, la vedo modesta, Paolo, forse mi rompi qua, a differenza di Vertova, mi spiego, ma la vedo modesta in campo. Hai capito? Cioè qui a volte... Se io poco la cattiva, io poco, la squadra, problema a volte posso essere io a rendere la squadra modesta. Cioè, adesso io non facciamo un esempio all'opposto. Cioè... Cos'è cambiato? Stiamo in casa tra essere un'Atalanta allenata da Gasperini e una squadra allenata da Ventura, magari con gli stessi uomini. Cambia proprio, la trasformi tu. Come l'Inter di Spalletti di Conte. Sì, no, ma io non l'ho fatto. Non ho voluto fare questa disamina per non offendere il mio amico Stefano Savoldelli per la scarsità di Spalletti. Un grande Spalletti. Però alla fine è importante anche quello che ti guida la squadra, secondo me. È molto importante. Manca, secondo me, anche a livello di carisma è molto importante, al di là poi tecnico o meno, che secondo me è per me Alex Buonanotti è preparato tecnicamente. Sono altre squadre che hanno questo problema qua, più mentre scendiamo di categoria, secondo me. Ah, mentre scendiamo, sì, ho capito dove vuoi arrivare. Non voglio fare polemica, però ci sono un po' di squadre. Purtroppo qua bisognerebbe capire. La situazione è pesante. Andiamo proprio a vedere anche i risultati di questa situazione piuttosto pesante in casa Pradalunga, perché la settimana scorsa... Ah, di Pradalunghese parlavate? Stavo dicendo io. La situazione non è felice, di sicuro, a Pradalunga. 3 punti dopo 4 giornate. Avevi lo squadrone, non penso che sia molto felici a Pradalunga. Questi sono i risultati dove cade il Bergamo Longolo per la prima volta, dopo tutte le tre vittorie consecutive cade contro le Masate. Ce l'hai guffata tu, figlio. Classico 0-0 tra Casazza e Gavarnese, con pochi tiri in porta, anche se Speroni viene dato come il migliore in campo. Poi San Giovanni Bianco, che è una neopromossa, e l'altra, cioè Lazzano di Castellani che vince a Pradalunga, sono lì in cima alla classifica. Adesso vediamo questa classifica. Col Villongo, con la sua vittoria, torna su. Anzi, se ci mettiamo come neopromossa anche la Juventina Covo, le prime 3 sono praticamente neopromosse. Vuol dire che? Il campionato è livellato al ribasso, punto 1. La Juventina Covo... Bella squadra. Ha comprato, alla piana che avevo io a Brusaporto. Guarignello alla punta. Guarignello, insomma, che non era stato in eccellenza così, e la Donati che anche lui era in eccellenza. Infatti la Juventina l'aveva messo in fascia alta. No, ma infatti io dicevo che loro e la Pradalunghese, per gli acquisti che avevano fatto, dovevano essere quelle che
spaccavano il campionato, primeggiare nel campionato, quindi quella che sta adesso indietro è la Pradolunghese, chiaramente. Sì. E non riusciamo a capire, andiamo a parlare lì mentre vediamo ancora la classifica, adesso puoi partire con le immagini. Partiamo da Pradalunga, dai, Pradalunga Zano, perché è fatto la giornata, altra questa, sì, altra sconfitta. Due rigori contro, uno sbagliato, tutto quello che vuoi, però. Premetto che sono d'accordissimo con quello che ha detto il mister Luca, campionato molto livellato, con diverse sorprese, però comunque Villonga e Casazza sono da metà classifica in su, quella che sta mancando è la Pradalunghese. Ieri sicuramente... Ha fischiato il rigore sul primo intervento o sul secondo? Sul secondo. Sul secondo. Penso di sulla, sì. sull'ancata di secondo. Oggi esagerata. Ho sentito Belotti che l'ha ripresa, mi ha confermato che sicuramente gli episodi non gli sono girati a favore, come è successo spesso anche l'anno scorso, però gli episodi possono girarti male una partita, due partite. Quando parti con un organico nettamente superiore agli altri e dopo quattro sfide hai vinto la prima e ne hai perse tre di fila, beh, dire che ti sono girati male gli episodi è riduttivo, ripeto. Se San Giovanni Bianco, il suo difensore, si mette a fare la Veronica in mezzo all'area, adesso non mi ricordo, un dribbling come mi hanno detto, e perde palla e perdi la partita, insomma non è proprio un episodio. Ieri, esatto. No, San Giovanni. La settimana che ha perso 1-0, sì, esattamente. Vavassoi era il giocatore in questione. Sì, no, io non lo so, ma sì. Dico che parlano di episodi e poi io so perché vedo il portiere della Pradalunghese. No, l'episodio è un calcio di punizione. Lo vedo sui campi, quindi vuol dire. Che mi dice difensore, il mio difensore si è messo a dribblare così fuori in mezzo all'area, ha perso palla, ha preso gol. Sì, esattamente. Cioè, è evidente che appunto la scusante degli episodi può valere per una partita, non di più. La maggior parte delle volte pesano altri fattori, pesano, come ha detto il mister, gli errori individuali. Questo era il pareggio, il classico sul calcio piazzato. Sì, Manzini sul calcio piazzato è letale, l'anno scorso ne ha fatti tantissimi gol. La messa sul palo del portiere. Né Fogaroli non lo vedo. No, non c'era. Non c'era? Né Fogaroli né Mazzitelli erano assenti. Ripeto, anche qui due assenze sicuramente pesanti, ma la Pradalunghese ha una rosa ampia. Comunque in mezzo al campo può schierare Bergamelli. Questo è il secondo calcio di rigore che... Sì, gol di punizione, però errore al portiere. Era male, suo palo, no, perché no. Sul suo palo neanche irresistibile. Non ci ha neanche provato. Parliamone. Sinceramente non era neanche un tiro irresistibile. Esatto. Quindi... Ha pensato solo che gli girasse la palla dall'altra parte. Se glielo gira è bravo lui. Esatto. Cioè, se glielo gira all'incrocio dei pali è bravo lui, come ha preso con la Gavarnese e gliela ha messa nel 7, è bravo lui. Però deve essere bravo lui. Lì, insomma. Io onestamente non so più cosa dire. Cioè, sembra che io voglia sparare sulla Croce Rossa tutti i lunedì, sembra che io voglia dire adesso il gol annullato, sembra che io ce l'abbia con la Pradalunghese, è tutt'altro. Cioè, io sono uno che spera che la Pradalunghese qua è tutto regolare finora. Adesso Carmine, mentre stai commentando, andiamo a vederci, perché qua è regolare. Felix mi dice che sembrava regolare anche la posizione del gol, non si riesce a vedere, non si vede l'ultimo uomo quando parte la palla, non si riesce a vedere, sì. L'ultimo uomo è proprio là vicino, proprio al palo, però potremmo dire tutto il contrario di tutto, perché qua non si vede, è difficile. Cioè, momento qua parte la palla, non si... Io potrei solo ipotizzare che oltre, anche per me sembra oltre, sembra già là, a meno che arrivi, è molto più avanti del esatto. Difensore, quello che sa che adesso si butta sulla linea, non è dietro la palla perché è davanti alla, no, linea della palla, esatto. Dunque in teoria, quindi... questo è il calcio di rigore che poi Tori andrà a fallire, purtroppo, e anche questo è un altro fatto negativo che si va a sbagliare il calcio di rigore. Poteva essere il due pari. Però siamo da quasi 30. Bravo l'attaccante a cercarlo, sì. Pollo il difensore. Sì, se l'è andato a cercare, è stato bravo su quello lui. Carmi. Prima di tutto non puoi calciare un rigore di piatto. Ritorno. Ma poi si è piegato, ritorno, a destra, ritorno, troppo in anticipo, discorso, a mezza altezza, dando di al portiere delle indicazioni. No, poi si è caso, più che altro, è il momento, bravo, dalla partita, il momento della partita. Perché ne hai già perse due di partite, stai perdendo questa... Quindi hai tutti gli episodi, devi calciare un rigore. Ma era lui il rigorista? Ma a parte quello, è proprio come lo devi andare a calciare, devi andare a sbagliare con un'altra... Esatto. Tipo, ha preso anche un palo. Secondo me, dopo... Cioè, uno bravo come lui, della sua esperienza. Tori, esperienza, anche lì c'è un ragazzo che... C'è un rigore che pesa tantissimo. Pesa, a prescindere da vincere o no, però in quel momento lì, sapendo che sei una squadra che tutti ti aspettano, che stai facendo su tre partite, ne hai perse due... Stai perdendo questa, hai ancora il rigore per pareggiarla, devi andare a calciarla in un altro modo. C'era dopo lo si sbaglia uguale, perché se uno non li tira non li sbaglierà mai. Vuoi sentire il mister? Fammi sentire. Però ecco, forse su quello sì, magari ci voleva un altro approccio
Io sono curioso di sentire Astori. Anch'io. Che si è presentato il microfono. Sentiamo cosa dice Astori a fine partita. Con Bismetti. Con mister Giovanni Astori analizziamo questa sconfitta dalla Prada Lunghese, una partita ricca di tantissimi episodi quest'oggi. Diciamo che noi sicuramente, venendo da due passi falsi, che non sia un gran momento per noi è abbastanza evidente, però penso che oggi abbiamo visto tutto quello che si poteva vedere su un campo di calcio, perché onestamente anche dal gol annullato, dal rigore sbagliato, il palo alla fine, io credetemi onestamente faccio fatica a pensare di doverla pareggiare questa partita, alla fine sono qui a commentare una sconfitta senza aver subito tiri in porta, perché abbiamo due calci di rigore tra cui il secondo in netto fuori gioco perché si trova al di là della linea della palla e non ravvisato. È brutto perché comunque sia diventa difficile giustificare questi passi falsi. Oggi avevamo anche delle defezioni importanti, ma non vorrei attaccarmi a questo, perché il primo tempo oggi l'abbiamo ancora, non mi è piaciuta la squadra, contratta, ha avuto troppo. Poi subito pronti via abbiamo fatto un errore clamoroso ancora in fase difensiva, un rigore regalato incredibile, per cui dobbiamo citare mea culpa, ma qui veramente c'è da pensare di capire bene, perché qui è una cosa mentale. Io sono convinto che questa è una squadra che ha dei valori, ma perdere le gare così è inspiegabile. Sull'1-1 guardi, convintissimo che la ribaltavamo, ma anche perché li avevamo messi alle corde, avevamo creato molto e stavamo anche raccogliendo, però ripeto, è una situazione di ribaltamento, ma purtroppo siamo sempre qua, adesso gli arbitri e i guardialini fanno il loro lavoro, però era chiaramente evidente quello che è successo, però noi poi alla fine abbiamo avuto possibilità di rimediare e no, è un po' c'è girato tutto storto, non è sicuramente un gran momento. Ma guardi, adesso c'è da dire una cosa, ovviamente in società ci dovremmo confrontare, perché io sono il primo responsabile, mi rendo conto che 4 gare e 3 sconfitte è inspiegabile, io stesso non mi è mai successo, e quello che mi dà fastidio è il fatto che comunque sia avessimo perso partite nettamente, le abbiamo perse per nostre gravi disattenzioni, non sicuramente per meriti degli avversari, e questo è gravissimo, molto grave. Queste sono le parole di Astori, mentre Felice va a recuperare il secondo calcio di rigore. Non mi è piaciuta per niente questa intervista, non mi è piaciuta per niente. Devo dire, secondo me complessivamente è stato onesto, mi sembra però di essere fermi di fatto ad aprile dell'anno scorso, mi sembrano le stesse interviste di Finazzi, la squadra ha valori però bloccata mentalmente, commette errori e perde. Ma più che è stato onesto. E un po' gli arbitri magari. No, però più che è stato onesto. Eccolo qua. No, però ha ammesso che... No, è fuori gioco. Cioè questo è fuori gioco dove? Dove? No. È dietro. Esatto. Quindi... Ma non può essere... È dietro ancora adesso? Dietro. C'è Riva che lo supera adesso, qua, va bene, ok. Lui ha fatto rigore perché l'ha anticipato mentre Riva voleva rinviare. Riva, È stato un po' polo lui, obiettivamente. Ma... Perché lì era sufficiente coprire. Ma si allarga il momento, lo vede arrivare, esperienza arrivare, sua. Senza arrivare, senza allarghi il braccio, allarghi il braccio, gli metti l'out-out. Due rigori, gli metti l'out-out e dici fermati pure a Zano San Paolo. Invece lui va sull'uomo, lui non lo vede, non calcia neanche la palla, lascia arrivare al portiere e non fa neanche rigore. Vai, anzi, a coprire, vai a coprire la sì, però questo è grave, come, perché è in vantaggio netto, dai, cavoli. Dai. Sì, poi Riva che sappiamo... Il centrale l'anno scorso fortissimo. Sì, ma dov'era sto fuori gioco? Anche il primo calcio di rigore si è chiamato il fuori gioco sul primo. Ha detto così per dire, dai. Essere più onesti. No, ma sembrava veramente convinto a Astori, no, cioè, no. Io la cosa che posso dire io mi aggrego a Stefano, cioè sono interviste già sentite. Cioè, non è che abbiamo delle interviste di repertorio, si cambia solo il personaggio che parla al microfono. Cioè, che mi sembra di sentire gli allenatori dell'anno scorso. Abbiamo dei valori, che no, cioè anche Boccelli vede che hanno questi valori, sono uno squadrone, poi possono esserci assenze o non assenze, secondo me è una cantilena, è un disco, è un CD già sentito, cioè non ci sono alternative qua, cioè non ci sono scusanti, ma la cosa grave sai qual è? E Gianni può, sentiamo anche gli altri, secondo me adesso hai la paura a giocare, non sei più tranquillo. Adesso sei dietro, vedi ancora gli scheletri dell'anno scorso, ti sembra di rivedere il cammino dell'anno scorso. È lo stesso meccanismo, sì, Luca. Però fermati, però con una squadra così, con questi giocatori, non devi aver paura. Perdonami, Arnaldo, ma l'anno scorso, ma perdonami, non ce n'era uno che dice Paolo, non ce n'era uno che diceva... Allora, questa è stata sferica, ma era fortissima anche quella dell'anno scorso. Dai, cioè. Io prima di andare in pubblicità, perché poi dobbiamo andare in pubblicità, chiedo a Gianni, io la settimana scorsa ho detto... Ci vorrebbe un allenatore, forse con questa squadra, con questi giocatori, ignorante, tra virgolette, nel senso uno che dice non stai a cercare il calcio spettacolo, eccetera, eccetera, cerchiamo di non subire, cerchiamo di non fare errori che poi davanti. No, è chiaro che bisogna partire dal presupposto che
che tutti giocano la, cercano di giocare la partita dell'anno, perché tutti chiaramente hanno detto... Come affrontano la Prada Lunghese le altre squadre? È normale, l'affrontano con la squadra, squadra più forte del girone, esatto. E sanno che giocano alla morte. E quindi vai a San Giovanni Bianco, trovi 11 ragazzini che corrono a 1000 tutta partita. Lazzanese neanche fa l'opposta. Ero sabato pomeriggio con un dirigente, vi diceva domani giochiamo con la Prada Lunghese, chissà cosa succederà, perché sapevano che al martedì c'è stato già un mezza baraonda, giustamente tra un baraonda, dico, confronto società squadra, perché chiaramente il momento era già delicato e quindi erano già preparati a trovarsi un ambiente. E quindi, cioè, loro dovevano partire già sapendo già da st'estate che tutte le squadre avrebbero giocato contro di loro, e quindi si doveva mettere condizioni che loro il 100% probabilmente non gli bastava, perché gli altri davano il 110%. Comunque ci hai dato una bella notizia, che c'era già il polverone martedì. E anche qua ci fermiamo per la pubblicità. Ne parliamo in pubblicità. Breve pubblicità e poi rientriamo ancora a promozione, perché avremo Casazza Cavarnese anche. Eccoci qua che rientriamo in diretta, abbiamo sentito insomma su Prada Lunghese, abbiamo visto qualcosina, vabbè, abbiamo tante cose ancora da parlare, ci sarebbe da fare ancora davanti un quarto d'ora, anche mezz'ora di tutta la trasmissione. L'unica, ma... l'unica cosa che non deve fare l'errore della Prada Lunghese, e poi tagliamo, perché sennò c'è, cioè, tutto lunedì, facciamo no, un'ora sulla Prada Lunghese tutto lunedì, perché è sempre il capo espiatorio la Prada Lunghese, è non aspettare tanto come l'anno scorso. C'è da prendere una decisione. Domenica a Cologno, noi ci saremo seguiti la partita anche a Cologno. Se devi fare qualcosa, non aspettare, che dopo è troppo tardi. Ah, esatto, quello secondo me, questa è la mia idea. Immagini Casazza Cavarnese per avere questo 0-0, ancora un Casazza che fa fatica, fa molta fatica la formazione. Grazie a Mologni nel frattempo per le immagini di questa partita, Mologni della Cavarnese. Casazza che anche ieri deve ringraziare, almeno dette dalla stampa, perché non eravamo a vedere la partita, deve ringraziare il suo portiere. È vero che al 30-35esimo Bentoglio si è fatto espellere nel primo tempo e ha giocato in uno a meno, però è un Casazza che fa fatica, ha fatto un gol alla prima giornata del campionato in dubbia posizione di offside e poi non ha più segnato. Sì, abbiamo giustamente criticato molto la Prada Lunghese, è chiaro che qualche critica va fatta anche al Casazza, perché partiva con ambizioni importanti, ha vinto una sola partita a 5 punti, ieri condizionato. Sembrava che quest'anno avevi l'attacco stellare, in promozione, categoria meno con un attacco stellare. Beh sì, il discorso è radicalmente diverso rispetto a quello dell'anno scorso. L'anno scorso la rosa era inferiore alla categoria e si aspettava quel campionato lì. Quest'anno la rosa è da vertice in questa categoria, sicuramente. I risultati fino a questo momento non stanno rispecchiando i valori dei singoli. Io torno a ripetere, l'ho vista una volta solo a Villongo, dunque sono l'ultimo che può parlare, dopo bisognerebbe vedere anche gli allenamenti, lo sanno loro che sono giù. Però continuare a insistere anche qua col cliente davanti, Bentoglio, Bellina, Patelli... Era tanta roba, però. Sì, però. Sì, sta bene, tanta roba. Cioè, scusa, la capacità di sacrificarsi, se si allenano a 110, c'è il cefis che potevano operare, ma non per loro, per come fai l'allenamento. Qui però voglio sentire anche, perché comunque un Paolo lo conosciamo da tantissimo anno. Ma bisogna capire con questo terzetto fortissimo se nella logica di un coach. Ha sempre segnato poco, c'è il tuo my way, la tua strada, del dire ok, io gioco, c'è il tuo modo di gioco, ma non è un modo di gioco questo. Per me si sta adeguando un po' Luca Sana a cercare di fare questo modo di gioco, però con Patelli, Bentoglio, che stanno bene con dietro un rifinitore come Bellina, non puoi dire che è tanta roba, però deve star bene Patelli. Io l'ho avuto a Brusaporto e a me piace molto, però fa pochi gol. Ma viene via anche da un menisco. Soprattutto viene da un anche anno. Anche Bentoglio non è mai stato un bomberone. E se Patelli perde la velocità, mi confermi Gianni? Assolutamente. Crociato, non menisco. Crociato. Quindi, cioè, io infatti l'anno scorso sinceramente ero andato a vedere dov'è che era. Villongo. Non lo sapevo, ma mi sembra perché avrei voluto anche magari cercare di portarlo al Cazzago se avessi voluto. Però dopo un punto mi hanno detto che era... Sì, non ha mai giocato, si è fatto male subito. Era in fermo per il crociato, perché io l'ho avuto, perché a me, mi è sempre piaciuto anche giocare a tre, anche se quest'anno non riesco, però io con lui a Brusaporto a me piaceva, perché era uno che la fascia la macinava parecchio. Averto aveva fatto bene quando è arrivato Averto, ma magari anche nel mezzo. È un giocatore che mi piaceva, l'anno scorso sinceramente avrei fatto...
tra virgolette, una proposta, Mari, per cercare di portare, però ho visto che era fermo, e poi dopo ho visto che quest'anno era qua a Casazza, però ecco, è uno che magari si prodiga tanto in fascia, però non è un bomber, cioè se riesce a fare 3-4 gol è tanto. Bentoglio, se mi smentisce, sono contento per lui e per il Casazza. Bentoglio 1 a 9, 10 gol al campionato, non di più. Anche meno. Quindi ecco, bisogna sempre calcolare, cioè di fare il vertice. Poi problema anche di equilibri, equilibri. Dopo, sì, dopo. Bellina c'ha, quanti è? 1,81 Bellina. Poi se partiamo, l'equilibrio, quelli, non ne voglio entrare in merito perché, ripeto, sto pensando se devo fare un campionato di vertice, devo avere almeno una punta che mi faccia almeno, vada in doppia cifra, almeno 15 gol li deve fare, sì. Se no non ci arriva neanche. Non ce n'è playoff. Nemmeno uno. L'ultimo bomber che hanno avuto era Quarantini. L'ultimo bomber, esatto, che hanno avuto. Esatto, dopo gli altri due, se mi fanno tre gol e uno chiedo, due l'altro. Io chiedo perché continuo ad andare avanti gli anni. Michael Bellino è uno che piede ce l'ha e quello ce l'hai sempre. Però non può fare 30-40 metri, deve ormai giocare nei 20 metri. L'anno scorso in Eccellenza, che è un campionato ancora più difficile, nel ritorno era, per me è stato uno, l'ho visto un po' di partita, è stato uno dei pochi che si è salvato, perché doveva fare solo che calciare e fare praticamente quasi il terminale davanti. E dunque bisogna lui pensare lì, allora se esatto, deve giocare con Bellina, esatto, gli altri due devono essere due finalizzatori, se no esatto, o se no giochi con Bentoglio Bellina e giochi in un altro centrocampo, perché sì, poi però Bentoglio Bellina se lui fa 20 metri è casino, perché sì, a centrocampo hai Trovesi, Galletti, cioè no certo, bisogna valutare bene quello, cioè perché per me il problema, cioè per fare da un campionato normale a fare un campionato di vertice, probabilmente il problema è di trovare magari uno o a sostegno di Bentoglio che entri insieme a Bellina o alternativa per lei, però che c'è un attaccante, siccome di punte almeno qua in Val Seriana e anche in Val Camonica, noi di prime punte che sappiano tenere palla, che sappiano, magari i gol possono essere sui 9-10, però che sappiano fare reparto, ce ne sono poche, ce n'è uno ancora fermo, sappiamo che uno che vuole un rimborso piuttosto importante, non so se sta allenando ancora su quello Vitalici, è Mattia Vigani, che possiamo dire tutto quello che vogliamo, però in promozione per me sì, io l'ho trovato l'anno scorso a Brumello e gli avevo fatto i complimenti perché a me era piaciuto, piaceva già quando l'avevo visto ad Adro, così, però tutti mi dicevano il carattere particolare. Sì, particolare, per l'amore di Dio. Però a me è sempre piaciuto e mi sarebbe piaciuto allenarlo obiettivamente. E a Brumello devo dire che aveva fatto una buona impressione. Anche io un paio di partite. Anche il ritorno a Cazzago aveva fatto la sua partita, aveva lavorato parecchio per la squadra, quindi esatto, oltretutto, cioè, mi era piaciuto veramente proprio. E gli avevo fatto i complimenti anche all'andata, avevamo vinto noi a Brumello, però io gli avevo fatto i complimenti e avevo detto di insistere, perché lavorando così, infatti il ritorno si erano sistemati bene come squadra e mi era piaciuto anche il ritorno, sinceramente. Carmi, mi stai guardando male? No, stavo pensando, la penso anch'io, però Mattia deve pensare che non è Cristiano Ronaldo. Pezzotta si è accasato ieri al Paladina e ha segnato un altro attaccante. No, importante. Però vabbè, a parte spingere Mattia su qualche lido fantastico. Però in promozione, se uno ha bisogno della punta, in questo momento uno libero c'è. Però ieri Bentoglio ha cambiato tutta la partita. Sì, ovvio. Cioè, ha fatto cambiare tutto l'assetto di gioco. Anche perché affrontavi la Gavarnese, che la Gavarnese era venuta per vincere. Ho visto, io vado a 3.000 all'ora, la Gavarnese è una squadra che ha ritmo, cioè la squadra che c'ha gamba, la squadra che... Cioè, Foresti la fa giocare a 6.000 all'ora, cioè, quindi giochi già uno in meno per 60 minuti, parliamone. Cioè, alla fine diamo che è un punto importante ed è giusto che Speroni abbia fatto anche il suo compitino, fortunatamente fatto bene, perché almeno ha portato a casa un punto in 10. Cioè, non puoi, ieri non si può dire niente a Casazza, cioè, secondo me giocare uno in meno ha portato a casa un punto pesante. E vedremo poi quando faremo la schedina, Casazza al prossimo turno gioca contro San Giovanni Bianco fuori casa, sarà una partita, esatto, tosta, una perché partita. Squadra che gioca molto serena a San Giovanni Bianco. Andiamo in prima categoria perché abbiamo tre partite da seguire in prima categoria: Atletico Sarnico Sellero, la Torre Villadogna e l'altra è Falco Torre dei Rovi. Partiamo da questa perché era la partita. Ma abbiamo ancora le immagini della Falco. Certo. Luca Giudici la domenica non ha altro da fare, ma cioè, ieri ha fatto Falco, poi si è fermato, ha mangiato il panino, poi c'era Selvino subito dopo. Dunque ha fatto la giornata perfetta ieri Luca Giudici all'ex Falco. Aspetta a dicembre se fa la stessa cosa. Vediamo, a dicembre sarà su ghiacciato. Se lo fai a dicembre sei un mito. Lo troveremo ghiacciato. Questi sono i risultati con l'Almè che batte un Sarnico finito in 9,
Sannico ha finito in 9 ieri e perso 1-0 dal Me, Atletico Sannico Sellero 5-2, Cenate Valcavalina 4-2, Falco Torre de Rovariera, la partita secondo me di cartello che poteva lanciare questa Falco e l'ha fatto, 2-1 per la Falco che ha sbagliato anche un calcio di rigore, la Torre Villadogna 4-1, Loreto Gorle 1-1, vince la Virtus Over a Mozzo per 2-1 e il Paladina batte la Zognese, che è in grossa difficoltà, per 5-1. Questi i risultati, questa è la classifica con la Torre e l'Almè. La Torre è la vera sorpresa, Atletico Sannico al Me fino a un certo punto, Falco a quota 9, Virtus Lover a 7, eccetera, 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 chiudono a 0, Zognese, Villadogna e a 1 Sellero e poi c'è Loreto. Sì. Insomma, quelli lì avevo messo in fascia 4. Insomma. Sì, la sensazione, questa è Falco. La sensazione di, dopo queste prime 4 partite è che le ultime 3 abbiano parecchio in meno rispetto alle squadre davanti. Villadogna ieri andava con la Torre, alta sconfitta pesante, alto 4-1. Calcio di rigore per fallo di mano. Dopo la sconfitta sbagliato altrettanto pesante contro il Mozzo, a 0 punti dopo 4 partite, è chiaro che si prospetta un campionato forse ancora più difficile di quello che si pensava. Per quanto riguarda la Virtus Dover, dopo averne prese 5 in casa con la Falco, è importante rispondere e ha risposto. È andata a vincere la Mozzo che comunque arrivava col morale alto, aveva 7 punti in classifica. Riguardo Atletico Sannico Sellero, lo sappiamo, il Sellero è una delle 3 squadre che probabilmente faranno più fatica, mentre Atletico Sannico è una buonissima squadra, l'ha confermato anche ieri. Falco Torre de Rovere, stiamo vedendo le immagini, era sì il big match, vittoria importante per la Falco. Sì, vittoria importantissima per la formazione, che fa seguire la vittoria, perché tanto Falco faceva magari un risultato e poi cadeva. È vero. Fa seguire il 5-0 di Virtus Lovere, di Lovere. Dopo la prima giornata stiamo vedendo anche diverse occasioni per la Falco, per rigore sbagliato, palo, traversa, cioè. Dopo la prima giornata l'avevo criticata perché veniva da due sconfitte, aveva perso a Sarnico, sì, e veniva da due sconfitte ulteriori in Coppa Lombardia, aveva perso le ultime 3 in questo è il pareggio, è lo suo gol, però questo sì, questo è il pareggio numero 7 gamba, tanto per cambiare, e questo, cari miei, mi ricordo già l'anno scorso, seconda categoria, faceva sì una grande differenza. Sì, poi la Torre Rovere ovviamente si è rinforzata ulteriormente. Noi stavo dicendo rapidissimo. L'avevo criticata perché appunto aveva perso 3 partite consecutive ufficiali, aveva vinto solo con Villadogna. Beh, devo dire che da lì in poi ha cambiato decisamente passo. 3 vittorie di fila, battendo anche Virtus Lovere e Torre Rovere. Vabbè, qui ho 3 punti pesanti. Questo debuttava ieri, è il centrale che rientra nella Falco. No, ma noi guardavamo il portiere. Sì, no, ma nel senso dire, comunque il centrale dietro rientrava ieri, un centrale che dicono importante, che era fermo per infortunio. Chi è? Non solo non ha fatto subire gol, ma ha dato segnale uno importantissimo. Comunque ieri una super Falco, perché c'è da dire che ieri c'è stata l'unica squadra che è stata la Falco. Cioè, onestamente, loro... Contro un Torre de Rovere che... abituato a giocare su un campo così sintetico, un campo veloce, campo che è piuttosto piccolo, dunque non è che hai affrontato una squadra che... Birolini il 5, no, forse allora Lazzaretti, l'altro giocatore che stava rientrato, che ha segnato il primo gol. Comunque rientri importanti, squadra importante, lo sapevamo, davanti fa paura, dietro si è sistemata adesso la squadra. Cioè, la cosa che mi fa preoccupare... Che non riesco a capire se è di Cortinovis o di Magoni, perché è un giornale di Cortinovis, ma la squadra è di Magoni, allenatore. Non lo so, io sono... è una cosa che comunque lì alla Falco, alla fine sono tutti e due insieme, alla fine ci vuole l'esperienza di tutti e due. Che manca nel campo Cortinovis, perché... Però alla fine è una squadra che comunque deve fare questo campionato, io ho vinto uno scontro diretto importante. Riguardo quello che ha detto Stefano, a prescindere dall'entusiasmo che fa avere il Mozzo, ripeto, il Mozzo è niente, proprio zero. C'è una squadra che deve... Sì, adesso, dai, lui, poverino, a 0, a 10, a 7 punti, no, 7 punti. Questo non vuol dire niente. Io ti dico soltanto che l'anno scorso... Se la giocherà... L'anno scorso, se non mette il freno a mano e decide di smettere di giocare contro Cervino non fa neanche i play-off. Perché alla fine con questo entusiasmo si erano salvati anche l'anno scorso in categoria. E quest'anno faranno la stessa cosa, però il Gatti è consapevole di avere lì, come ti ha detto qualcuno dell'Ovre, c'è di poca roba. Io quando dico sempre non è che mi diverto a dire... No, Luca, sono d'accordo, però psicologicamente per la Virtus Lovere dopo uno 0-5 interno non era facile tornare in campo. Ma i valori della Virtus Lovere non sono paragonabili sulla bilancia. Sicuramente, cioè, però... Cioè, non stiamo parlando di Virtus Lovere, Mozzo, Villadogna, Mozzo, stiamo parlando di due squadre. E poi quasi alla fine la getta via con dei cambi un po' particolari, però... Questo è un altro discorso, però poi mi sta facendo purtroppo, e mi dispiace per Simone Trussardi, questo Villadogna è un bagno di sangue. Adesso possiamo andare con le immagini di Villadogna, poi sentiremo l'intervista a Faris, possiamo dire di andare con le immagini di Villadogna, perché Villadogna si è buttato via, un primo tempo
inguardabile, dove vedremo i tre tiri della Torre, le tre azioni della Torre quasi in contropiede, Villadonia maglia nera e la Torre maglia rossa. Insomma, ci ha messo molto del suo e mi ha detto Simone un po' come è successo col Mozzo. Partita equilibrata, poi a un certo punto prendiamo delle imbucate, questa è una, primo gol, l'uomo là da solo, tranquillo, può arrivare, saltare l'uomo, andare in area, calciare e segnare l'1-0. Poi seguiranno delle altre, cioè sì, poi in secondo tempo ho fatto tre o quattro cambi importanti. Vogliamo parlare del terzino, che gli gira le spalle. Insomma, e questa Carmi è stata ma di cosa vogliamo parlare? Dov'è che hanno giocato qua? A Torre Boldone. Questa è stata la prima. Ma di cosa vogliamo parlare? Il terzino lì probabilmente non è in giornata, non so se è Pasini o meno, l'esterno là a sinistro in grossa difficoltà ieri, perché la seconda sarà arrivata ancora da lì, il calcio di rigore l'ha causato lui, se non erro, dunque in una grossa difficoltà. La Torre, che questo è il calcio di rigore. C'è un pallone che va. Sì. Va fuori, cioè un pallone che va fuori. Ma si è visto quasi prima che andava a fare questo intervento. È una roba, questo è proprio regalare i rigori. Infatti, perché era sulla linea, sì, che aveva mezzo metro forse. Basta che linea. Lo controlli. Sì, ma anche se non lo controlli, va fuori dal campo da solo. Cioè, questo è proprio regalare i calci di rigore. Simone Tossadi, questi sono 10 minuti. Simone Tossadi, quando ho avuto ospite da noi 2 settimane fa, ha detto giustamente. Ho giocatori che non hanno mai fatto. Questo poi l'altro gol, passeggia, passa, questo lo solo, gran gol, poi gli si mette un gran gol. Ho giocatori che non hanno mai fatto la prima categoria e chi l'ha fatta ormai tantissimi anni fa. Questi sono errori individuali, non per disattenzioni o cali di tensione. Sono errori individuali semplicemente dovuti al fatto che tanti di questi giocatori non sono della prima categoria. Purtroppo mi dispiace per poi poi nel secondo tempo la partita cambia, ma la realtà è questa. Fa tre cambi, ha tolto due giovani, che ha tolto l'esterno sinistro, dove abbiamo visto che il numero 11 della Torre ha fatto quello che ha voluto là da quella zona, ha tolto il 4 a centrocampo che era in grossa difficoltà, ha messo altri due giocatori e ha cominciato a spingere, è arrivato poi il 3-1, ha avuto l'occasione del 3-2, si può, Arnaldo, si apriva qualche contropiede. Arnaldo, sei sul 3-0 per gli altri. Ma un'altra cattiveria, un altro piglio. Invece il primo tempo sembrava un allenamento, sembrava effettivamente un allenamento per il Villadonia contro la Torre. Questo è il gol del 3-1, poi possibilità di fare 3-2 e hai... E hai affrontato un Latore che secondo me è lì in questo momento lì in cima alla classifica, ma non ha grandi armi neanche Latore, perché dietro. Torniamo a quello che abbiamo detto prima. Poi magari lunedì prossimo, se riesci Carmi, facciamo dire Parmigiani che saranno all'over Latore domenica, e magari chiederemo anche a lui che obiettivo sarà quello della Torre, che sarà la salvezza. Torniamo a quello che abbiamo detto prima. Latore e Mozzo sono le squadre, tra virgolette, che potrebbero rientrare nella lotta salvezza. 4-1, sopra le ultime tre. E la Villadonia ha perso con 3 gol di scarto con entrambe. È vero, ha perso il Mozzo, 4 gol di scarto col Mozzo, 5-1 e qua 4-1, ma soprattutto getti via tantissimo. È una squadra in difficoltà, la Zognese, Sellero e Villadonia probabilmente si giocheranno, devono stare attenti a non mettere la forbice soprattutto, perché poi succede anche quello. Una squadra che davanti non ha nessuno, perché gioca con il Quardì, almeno non so se c'è qualcuno infortunato, ma il Quardì da fare al centroavanti non è il suo ruolo. Una squadra che ha qualche difficoltà, inutile per Simone Trussardi doveva fare un miracolo per provare a salvarsi. Noi ci fermiamo, break pubblicitario, rientriamo, sentiremo le due interviste, il giocatore della Falco e anche Simone Trussardi. Torniamo in diretta, sì, per l'ultimo blocco. Andiamo allora a sentire subito le interviste. Partiamo dal giocatore della Falco, autore del gol, Lazzaretti, che ha dato la vittoria praticamente alla Falco, anche se il secondo gol l'ha fatto Birolini. Sentiamo il giocatore della Falco. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra che veniva da un filotto positivo, però siamo entrati belli convinti e abbiamo portato a casa la partita. Siamo partiti forte. Siamo andati poi sul pareggio e ci siamo rimboccati le maniche e siamo riusciti a ottenere il risultato pieno. Sento Cornelio del Parma? Due pari il primo tempo fra Parma e Torino. Osa. Lotti, uno dei due Belotti anche. E poi, aspetta, tu andate avanti a prendere la schedina mentre io lancio anche le interviste. Andiamo a sentire invece l'intervista a Simone Trussardi a questa fine partita fra dopo la Torre e Villadonia. Eh sì, di fatto abbiamo regalato completamente il primo tempo, giocando secondo me con troppa paura e stando troppo bassi.
è un po' figlio della situazione, nel senso che avremo bisogno di fare un risultato un pochino per sbloccarci. Facendo fatica a farlo, i ragazzi non sono tranquilli e quindi si fanno un po' prendere dalla tensione e dalla paura. Secondo tempo, quando siamo un po' scrollati, questa cosa qui che tanto ormai la partita era persa, qualcosa di buono abbiamo fatto. Dobbiamo ripartire un po' dal secondo tempo e cercare soprattutto di lavorare sull'aspetto mentale, perché fondamentalmente è questo che in questo momento ci sta mettendo un po' in difficoltà. E adesso è un momento che ogni volta che ci tirano in porta ci fanno gol. Dobbiamo cercare di stare più uniti possibile, più compatti possibile. Passerà questo momento, mettercene ancora di più, perché evidentemente quello che stiamo mettendo fino adesso non è sufficiente. Ripeto, se dovessimo riuscire a fare un risultato, una vittoria, vi dicendo, le nostre prospettive probabilmente dal punto di vista mentale ci sbloccheremmo, però ecco, dobbiamo stare zitti, umili, lavorare e cercare di invertire un po' il trend in questo momento così. Ma penso che più che pensare agli altri dobbiamo pensare a noi stessi a questo punto. Non guardo neanche cosa fanno gli altri, bisogna concentrarci su quello che facciamo noi e cercare di cambiare un po' registro e un po' marcia. Sapevamo che era dura, siamo pronti, però probabilmente tra il dirlo a quest'estate e il trovarci adesso, tutto l'ambiente, noi dallo staff, giocatori, vi dicendo, devono rendersi conto che questo è il campionato, questa è la situazione, dobbiamo tirare fuori qualcosa di più, soprattutto dal punto di vista caratteriale e di cattiveria. Questo è Simone Trussardi, mi è arrivato un messaggio, lo ringraziamo, è arrivato un messaggio che dicono che Mattia Vigani è a Prevalle, è l'attaccante del Prevalle, si è accasato, ha iniziato facendo allenamento al Bino Gandino, poi si è accasato al Prevalle, società di eccellenza, sarà nel tuo girone, te lo troverai, ecco, gli farai ancora qualche complimento. No, poi se vinci te, Gianni, se vinco io, gli faccio più che volentieri. Ti dicevo anche perché ti ho dato la moto vicino a casa tua, quando esatto. Sono in trasmissione. Allora, questo è quanto, grazie per chi ci ha mandato queste precisazioni. E mi smetti? Ah beh, grande Egidio Mismetti che ci ha mandato la precisazione. Ricordiamo Egidio che auguriamo buone ferie, perché due settimane non ci sarà, ci sarà Nicola Silporboni a commentare le partite della Braunghese, speriamo porti fortuna a Cologno contro la Colognese per la Braunghese, e poi ci sarà a commentare la partita Bino Gandino in casa. L'altra prima categoria, velocemente, poi leggiamo la schedina, è le immagini di così vedere i 7 gol di Atletico Sarnico Sellero, e poi andremo sulla seconda categoria dove Carminati ieri andato a vedere una partita, già quello è. No, ma ho seguito quest'anno sono un po' troppo, presente sul gruppo, come che sono andato il sabato sera a vedere l'Atalanta, ha fatto l'intervista alla sala stampa del Mapei Stadium, esatto, che abbiamo solo noi in esclusiva, esatto. Io ho fatto l'intervista al Mapei Stadium e poi il giorno dopo sono andato a vedere il derby Cenegandino, che dopo ne parliamo. Anche il Sellero ha fatto battaglia, ha provato a far battaglia il Sellero maglia bianca contro l'Atletico Sarnico, ma insomma sembra che sia stata anche una partita abbastanza buona del Sellero, però prendo per di 5-2, oddio, è difficile dire che è buona. Oddio, non lo so. Voglio vedere, mi parlano di un gran gol di Sora, vero? Adesso andiamo a vederlo, se forse diciamo l'ultimo, deve essere l'ultimo gol. Beh, Sora è un giocatore che Io ho avuto a Castelcovati e ha fatto un martellato parecchio, però è un bravo giocatore, Sì, un giocatore che ha ricoperto quasi tutti i ruoli, esatto, nella sua carriera. In questa categoria è ancora devastante, l'anno scorso ha fatto tantissimi gol. Sì, sì. Poi mi ricordo quell'anno famoso del Brusaporto, che ha vinto il campionato, sì, senza aver sconfitte, record di punti, di reti fatte, e ha fatto capocannoniere se non sbaglio. Poi ha salvato, mi sembra, il Coccaglio che davano tutti, sì, è vero, per retrocesso. Due anni lui fa, capitano, l'ha salvata. Nonostante qualche anno e qualche chiletto, perché Matteo non è un filiforme. No, esatto, non è mai un filiforme, quindi però ha fatto bene a Sarnico, ha fatto bene a Coccaglio, è tornato lì a Sarnico e sta ancora facendo bene. E sono contento per lui perché è un bravo ragazzo, poi è simpaticissimo, anche se brontola spesso quando si fa correre, però è bravo. Cioè, da quest'anno giocherà qui, perché l'Atletico Sarnico da quest'anno gioca su questo campo, non gioca più a Candosso, ma ha avuto l'ok per giocare a Sarnico. Domenica ci sarà il derby, Atletico Sarnico, il derby, presso proprio classico derby fra queste due formazioni. C'è anche una bella rivalità fra queste squadre, 3 espulsi ieri del Sarnico, comunque mancheranno contro l'Atletico Sarnico, e qua non so, non riusciamo a vedere i gol, non so se sono tante immagini o meno di questa partita, se no passiamo anche alla seconda categoria. Adesso diamo ancora magari un minutino per vedere cosa succede. È un Sellero che stiamo vedendo un Sellero che sta facendo far battaglia. Sì, qualche occasione poi, sembra che l'abbia avuto. Sembra che nei 10 minuti ha avuto un blackout, ha subito 3 reti se non sbaglio. Però se perdi 5-2 e hai anche giocato bene, io francamente penso che hai da preoccuparti parecchio. Sì, non è un bel segnale. No, per niente. Beh, vedremo domenica prossima Sellero che andrà a affrontare il Paladina, questo Paladina che è una delle favorite, fra poco lo leggeremo nelle vostre schedine cosa può succedere. Questo comincia a essere un gol dell'Atletico Sarnico. Il primo gol?
Gol dell'1-0, non abbiamo ancora 7 da vedere. Io non so se adesso con Felix possiamo andare tranquillamente. Felix possiamo andare tranquillamente sulla seconda categoria, che magari interessa molto di più. Questo è il secondo gol, il 2-0. Ma che poi arriva, che tutti... la squadra si sia già sfaldata al esatto. Poi arrivano tutti in quei 10 minuti, tutto sommato, che mi sembra che va sul 3-4-0 la formazione Atletico Sannico, poi si è un po' riaperta la partita. Però io andrei con la seconda categoria, andrei a vedere i risultati ogni volta che vado. Fino a dirgli che la seconda categoria... si in seconda, ma questi qua sono gol in fotocopia, sì, di una squadra che gioca praticamente contro una non squadra, perché schemi e marcature non c'è più nulla. Esatto, esatto, sappiamo, una squadra molto giovane. Questa è la seconda categoria. I risultati di ieri sono questi: il Baradello che torna a vittoria 4-3, dunque 3 vittorie e una sconfitta per il Baradello, che sta marciando bene, 4-3 con l'Excelsior, che è una squadra non di quelle che batti facilmente. Casinico Sovere 0-5, Cene Gandinese 1-1, Selvino Oratorio San Tommaso 2-1, Nembrese Boccaleone 2-0, Albino Calcio Leffe 1-4, Bergamo Alta Alzanese 3-0, Rovetta Immacolata Zano 1-2. Rovetta che sta andando male, Bergamo Alta che sta sorprendendo perché segna tanti gol, e anche ieri nel primo tempo mezz'ora ha chiuso la pratica, poi si è fermato tutto lì. No, e vediamo Selvino e Bergamo Alta là, in cima. Non mi ricordo che qualcuno ha detto, beh, anche se mancava Battista, qualcuno ha detto, non è discorso. Io. No, io non voglio dire che sei stato tu, però... Ha fatto solo due gol ieri, però... I primi due, poi neanche. Siccome che tu capisci di calcio, no, questa Gandino cena questa. Esatto, partita che ieri hai seguito che... Allora, lo dicevo a Gianni... Cioè, una partita è stata una partita da classico derby, dove comunque le Masinari e Matteo Bonomi avevano comunque la partita, è stata ai punti, era dominata dalla Gandinese, nel senso che comunque la Gandinese ieri aveva contro questi che andavano a 13.000 all'ora, però nello stesso tempo la qualità della Gandinese secondo me era un attimino superiore. Magado, ieri mancava qualcuno, ieri a Gandino mancava, aveva delle assenze abbastanza importanti. Sì, però pensi ai Masinari, cioè io pensare ai Masinari giochi qua... Questo è il gol di Matteo Bonò. Ha fatto ancora un gran gol. Questo è il gol di Matteo Bonò. Di un'altra categoria. Questo è un gol di fuori. Però anche Masinari che giochi qua... 3 anni fa era in Serie D. Cioè, fa pensare, no? Fa pensare a lui perché non si ritrovi più e... Ne parlavo, io lo volevo l'anno scorso a Cazzago, poi ho visto che era andato a Albino, ho parlato spesso con Radici, con Zanini dell'Albino Gallio per capire perché non giocasse dall'inizio, giocasse poco, e mi dicevo che non riusciva a incidere, aveva... dopo quando ho visto che è venuto a Gandino, tutto il rispetto, però un ragazzo che dovrebbe fare altre categorie, per lui dopo ripeto è meglio per la Gandinese, però bisogna prendere l'avviso che se uno deve giocare in categorie superiori deve andare a giocare. Cioè... Sembra che non ci creda più, cioè gioca lì, è il suo paese. Beh, sì, lì, inciso rapidissimo, la Gandinese l'ha tessato praticamente a fine agosto. Scusa, posso rivedere quel gol qua? Posso rivedere questa azione qua, Felix? Perché questo è il gol che ha subito la Gandinese, ma qui io stima che ho per Matteo Bonomi, che è un giocatore di 12.000 categorie, tu al 94esimo la palla la porti a calcio d'angolo. Cioè ero in fondo, ho detto ma non posso pensare... Questo ha vinto la Champions League? Scusa, questo è andato al 95esimo. No, un derby. Ma io se tu rivedi... No, torna indietro, dietro. Scusami Felix, ti chiedo da dove è nata l'azione, perché qua abbiamo un tecnico e io la prima cosa... Hai visto anche dalle tribune che... No, ho detto secondo me ha sbagliato, purtroppo ha fatto una scelta sbagliata Matteo. Cioè, ma guarda che Matteo lo farei giocare anche in ciabatte, però lì ha fatto un errore, c'è la palla là in banca lui, eccolo. Qua, perché? È finita, perché Gianni? Che qua è rinviata, sì. Perché? È finita? Sì, però anche due centrali, Luca, sono... Sì, però cioè, ce ne passa da quella, è vero, però ce ne passa. Ma lì. La palla ce l'ha lui, cioè ce l'ha nei piedi che sta dominando lui, cioè infatti è finita... Guarda che caudalato, è finita, la partita, poi taglia il movimento, gli dà la palla intercettata, due rimpalli, cioè il calcio è stronzo, perdonatemi la francese, no. Ma il calcio ti perdona. Poi è entrato questo Carminati qua che ha fatto sto gol. L'ha segnato veramente, ha segnato Carminati. Era in tribuna, poi esce. Così? Capisci? Beh, un Cine, comunque, ti ripeto, a due punti ha fermato Sovere Gandinese. Sì, poi sta perché dopo rinvio, rimbalzato la palla, scavalcato il giocatore dietro, questo di testa la dà dietro. Sì, anche due centrali. I due centrali si sono fermati, questo ha fatto la palla in mezzo e li ha fregati tutti e due. Anche i due difensori hanno fatto un errore. Il portiere era Casnigo. Cioè, il portiere
Cioè, sì, dopo non so se era giusto uscire così tanto, cioè, aspettare la conclusione. Cioè, perdonami, non c'era Persico perché c'era il ragazzino in porta, però cioè, non era né carne né pesce. Cioè, lì è stato un conseguenza di errori pazzeschi. Sì, sì, anche i due centrali, se si alzano mezzo metro, è fuori gioco. Oppure se scappano, non la prendono mai. Cioè, non la prende mai lui. C'ha deliziato di un euro gol che lo vedi in campionati professionisti e basta, me lo fa lui perché è un fuoriclasse. Però la fortuna che hanno, che lui, che qui fa un gran miracolo Speroni. Anche ieri c'è l'altro Speroni, tanta roba, sicurezza, due o tre miracoli importanti qua. Questa, vabbè, però ha dato una palla dentro che è 2-0 questo. Ma cioè, se 2-0 questa palla passa, 1. Sì, se questa palla ormai l'uomo la porta se quella sta passa. Io, scusa, io... Cioè non è facile. Dopo, perché certo, io devo fare il 2-0, Gianni, e Arnaldo. Sì, no, è vero, quello dici te, al 95esimo vado là con la palla. Ma poi c'è la lui che non gliela porti via neanche se vai lì in quattro col fucile. Sì, poi ha fatto l'errore tutti. Poi ha sbagliato tutti. La palla qua rimbalzata, ha scavalcato il giocatore gandinese. Sì, perché non erano clamoroso. Scoperti, erano in linea. Bravissimo. Quello che dai dietro di testa e gli altri due che rimangono fermi, palla sopra, questo importa. Poi infatti, il portiere che esce troppo in anticipo perché magari... aspettare ancora fino all'ultimo uscire e aspettare il recupero, esatto, del suo compagno, magari. Mari questo non fa il pallonetto, tira di forza e magari sbaglia anche, la mette là in oratorio. Perché poi l'altro giustamente Carmine, cose... il calcio poi è... Il calcio è così, ma il calcio è così. Cioè, veramente. Io l'anno scorso ho preso un gol al 95esimo su rimessa laterale a 70 metri dalla mia porta, 95esimo, e io continuavo a urlare di andare a marcare tutti per non fargli mettere giù la palla. Questi l'hanno lasciato fare, rimessa, palle a metà campo, palle in fascia, cross, autogol. E poi ti accorgi dopo che avevi subito gol. L'immagine del Servino nel frattempo. Il portierino qua dov'era? Sì, cioè, non c'era. Non c'era, cioè, portiere. Cioè, era una via che non doveva essere. L'avrebbe recuperato più difensore, l'avrebbe recuperato più difensore. E quindi questo Carminati, calcola che Carminati dicevano gli addetti ai lavori cene che comunque... Era un titolare che non si capiva perché era comunque una punta che dà fastidio, perché questo qua è intanto... Deve giocare sempre Carminati, non si... No, comunque è un cognome che tu non puoi lasciare fuori. Secondo me, contesto che è un cognome... Ma sai che ce ne sono tanti? Anche il Breno ne ha preso uno. Vedi, prendo tutti i Carminati. Porca miseria, oh. Qui stiamo vedendo Salvino. Ma sono tutti figli tuoi? Tutti. San Tommaso, col fanalino in coda, ha fatto fatica, ha segnato nel finale il 2-1 la formazione di Salvino, però è in cima alla classifica. Sovra Gandinese che sono le grandi favorite. Adesso chi devono temere? Penso Bergamo Alto ormai. Non... Fammi domenica dire non c'è Gandinese Sovra, no? No, no. Domenica Gandinese e Baradello. Ah, ok. Fammi dire una cosa rapidissima anche su Meffe, perché dopo la sconfitta pesantissima con Salvino 5-1 ha vinto in maniera netta le due partite successive con l'Annembrese e anche ieri di fatto anche loro come organico sono molto competitivi, anche se poi metta qualcosa in meno. Ho detto una blasfemia o si incontrano in Coppa? Sovra. C'è la Coppa. E la domenica dopo c'è ancora Sovra Gandinese. In campionato. Si incontrano il mercoledì così. E poi si incontrano domenica. Andata e ritorno dovrebbe essere Coppa, bellissimo. Non so se è una partita secca, però Sovra Gandinese, questo è un peccato perché sono due grosse formazioni. Io tifo Sovra. Questo è il gol. Paolo tifa? Sovra. Ecco. Ma beh, per ragioni territoriali, di conoscenze. Anche perché tanti di qua ti faranno Gandinese. Ma anche perché secondo me è più forte il Sovra. Io spero che una delle due... Ma io non sono tanto... Sono due belle squadre, Paolo parla secondo me più forte la Gandinese. Una più pratica e l'altra... Certo, la Gandinese non deve avere le quattro assenze di ieri, la Gandinese deve avere Pessimo in porta, deve avere la squadra a posto, deve avere Castelli che sta bene, cioè deve essere quadrato, se no è chiaro sì, che... Sì, allora io... Perché però Sovra è pratico, eh. Io sono d'accordo con Arnaldo, come ho detto Paolo, come ho detto inizio anno, secondo me la favorita del girone è il Sovra, però la Gandinese è veramente forte davanti a 6-7 giocatori di livello assoluto, perché Marginali, Baratelli, Bonomi, Mendy, Ceranto. Giocano tutti? Non giocano tutti, però una marea. Cioè, giocano in 11 come anche però Mendy, Mendy che è diventato papà, cioè lo vedevi che era un po' ancora a carico. Quando ho giocato tutti ha perso 4-3 col Bergamo Alta. Dunque, sì, però, chiaro, non puoi schierare tutti, ma a partita in corso, se uno sì, non è in condizione, hai sicuramente. Poi ieri è entrato Castelli, prima palla, ha messo in porta, ha fatto fare un miracolo a Speroni. La prima palla toccata da Francesco, ha fatto un assist, cioè la prima, no. Cioè questo vuol dire come diceva Stefano. Mi sembra di vedere, dopo non lo so, più sbarazzina, molto più sbarazzina Gandinese, più tecnica, più da calcio spettacolo, il Sovra è molto più. La Gandinese sta mancando di continuità, due vittorie larghe in casa, in trasferta un punto in due partite. E dopo aspettiamo la squadra del Marta, perché il Marta sarà un anno e mezzo che ha fatto un pareggio in un anno e mezzo, poi le ha vinte tutte, sia Coppa che Campionato, qualcosa vorrà dire anche salendo di categoria, anche con squadra nuova. Per chiudere, se riusciamo a mandare un 30 secondi il presidente del Servino e poi facciamo la schedina e poi chiudiamo, tanto la schedina fa una cosa rapida. Presidente, credici.
sofferta fino all'ultimo. Devo fare i complimenti all'oratorio San Tommaso, perché veramente ci ha reso la vita difficile, anzi il primo tempo siamo stati fortunati a non subire il secondo gol, però devo dare demerito ai miei ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine, e questo crederci ci ha portato alla vittoria, quindi complimenti veramente ai ragazzi. Obiettivo questa stagione? Obiettivi, sinceramente, dopo l'anno scorso non ho voglia di dirne di obiettivi, di sbilanciarmi. Vogliamo fare un bel campionato, ci stiamo riuscendo. Certo, man mano vinciamo, l'appetito viene mangiando, però voglio stare cauto, quindi cerchiamo di vincere il più possibile, poi vedremo. Questo è il presidente Salvino, grazie Luca Giudici, ma adesso andiamo con la schedina. Stefano ha sotto mano la schedina di tutti, velocemente un minuto al massimo per tutte e quattro le schedine. Vai. Andrò fulmineo. Colonia Vertovese, io Luca 2, Mister X, Paolo 1. Codogno Albino Grandino. Lasciami dire che settimana scorsa ha vinto Paolo 7. Eccola. 6 Stefano, 5. No, dille perché. Beh, cioè, non ho vinto io. Ma quando l'ho vinto Luca non si dice mai. Non si dice mai quando non vinco io, ragazzi. No? Codogno Albino Grandino, tutti 2, Paolo X. Valcaleppio Raffo, tutti 1, io X. Gavanese Acqua Streviglio, tutti 1. Colognese Padalunghese, io Luca 2, Mister Paolo X. San Giovanni Bianco Casazza, tutti 1, Luca X. Falco Loreto, tutti 1. Scellero Paladina, tutti X. Villa Navagna Almè, io e Paolo 2, Luca e il Mister X. Virtus Lover Relatore, io e Paolo 1, Luca e Mister X. Excelsior Sovere, tutti 2, Mister X. Grandinese Baradello, tutti 1, Luca X. Oratorio Zanese Rovetta, tutti 2, Paolo X. Selvino Casnigo, tutti 1. Mister in questo caso è Gianni Cefi, sì. Sì, è l'unico. No, ma cercarmi un mister anche lui. Scusa, a livello femminile. A livello sempre mister solo. No, ma a mozzo. A prescindere, cioè, ovunque sia, sempre è mister. Ma il nostro mister sul campo è un Carminati che non può non stare nel campo da gioco praticamente. Io ringrazio, dai, perché sennò Felix ci dirà le martellate dalla nostra regia. Ringrazio Stefano Savoldelli, Luca Carminati, Paolo Piccinelli e soprattutto mister Gianni Cefis. In bocca al lupo per il tuo cazzacomunato, che arrivi questa prima vittoria, ma arrivi col Darfo. No? Domenica abbiamo una partita molto difficile con Lumezzane, facile, che ha vinto 5-0 poi con il Faninghese. Poi andiamo a Castiglione e avremo 2 squalificati sicuri domenica. E ho il rischio di giocare con la difesa che è più vecchio, è 2000. Però l'anno scorso la tua squadra faceva più punti con quella su davanti che con quella dietro. E vediamo, speriamo. Però sappiamo che è una partita difficile, però ci prepareremo al meglio. Grazie a Gianni Cefis, grazie a chi ha lavorato dietro le quinte, ai nostri sponsor, che li vedete praticamente dietro i nostri ospiti, ma anche dietro di me. L'appuntamento con Tempi Supplementari torna ovviamente lunedì prossimo, sempre alle 20:10, con tantissime partite come al solito, anche questa sera, erano una decina, dunque saranno tante anche lunedì prossimo. Ciao, buona serata.